C'è qualcuno che ci tiene d'occhio. Ma che ansia! C'è Jackson qualcuno che parla con la gente morta! Ma tu sei anche tinto il baffo! Oh, ma ciao, che ragazzoli! Ciao, 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 Jacob! Detto anche il Peul per chi... Beviamo! Bevacca, subito! Salute! Ma aspetta che mi verso anch'io la mia birretta, che non vedevo l'ora. È strana questa birra, Draco. Allora. L'abbiamo scelta noi. È buona. Sì. Non mi piace. Aspetta, quella di sotto non la vedo bene. No, quella di sotto. Quella non... di sotto non... no, però. Salute, ragazzuoli. Al nuovo abbonato. Grazie Benny, veramente di cuore. Non abbiamo ancora iniziato e siamo già pronti a bere, ragazzi, ma che figata. Guardate, un'altra birrettina da Ale, grazie mille Ale come sempre. Hola, e stasera si beve. E Ale, porca troia, e StreamYard ci dice che il lato viola del ring è in diretta, è arrivata grande anche la notifica, ma vaffa, cioè è arrivata anche la notifica, ragazzi, meraviglioso, meraviglioso. Allora, parliamo subito chiaro, io sono Stefano, ciao a tutti, di fianco a me c'è Draco, ciao Draco. Buonasera Stefano, buonasera Giacomo, buonasera a tutta la chat, persone bellissime. Buonasera a tutti gli amici della taverna del vecchio pelato. Stasera la taverna del vecchio pelato, non me ne frega. Sì, infatti attenzione perché abbiamo una pettinatura uguale. Giacomo, benvenuto alla taverna del wrestling italiano. C'è una grazie Stefano. Sì, beh, infatti qua... Vabbè, io sto sempre bene, cioè, cosa devo fare? non si fa più niente, ormai alle 10 si va a letto. Noi infatti alle iniziamo 6. Tardi, porca troia, no, è troppo presto. Sì, infatti mi sono preso una Red Bull, così rimango bravo. Carico almeno fino a mezzanotte. Lippino Kay, grande Jacob. Ciao Lippino Kay! Poi chi c'è? Poi chi c'è? Oh, il gringo! Il gringo! Il gringo! Il gringo! Il gringo! Oh, ma io bevo la salute dei... Chris, grande Phoenix! Grande, grande Phoenix. Chris! Allora bevo alla salute del gringo e di Phoenix. Come chi è? Sì, dai, chi è? Non conosci la Fenice? Là, cioè, c'erano due Fenici rosse in Italia, no? Infatti. Io conosco tutte e due, tra l'altro. Mamma mia, allora dovrai farci conoscere anche questo Fenice, questo Chris. Christopher Solera, che tra l'altro è veramente bravo, cioè un ragazzo che è conosciuto poco. Perché... Invitato, lo invitiamo alla taverna. Certo, basta. Certo, fatto. Perfetto. Lui si è sempre esibito in Cox e diciamo è stato integrato nel progetto Crossover. Molto bene. Parleremo del progetto Crossover, parleremo della Viva, parleremo della TCW, parleremo di un sacco di cose belle interessanti. Custom mazzate anche. Mi sono dimenticato una cosa. Ma se poi... non lo dico tutte le volte di TCW, lo dico custom mazzate, poi dopo arriva Galvani e mi tira una serie. Prendi mazzate. Picchia, ti fa diventare milanista. Allora, adesso... poi ne parleremo. No, lo so che sono problemi giganti. Qual è il vecchio pelato? Io vedo solo gente giovane. È vero, il più vecchio qua è Draco in realtà, ma non lo sa, non lo sa ancora. Lo scoprirà entro sé. No, lo so, internamente lo so tantissimo purtroppo. Ah, ma c'è la taverna, sai Fabri che non lo so. Non avevo idea. Fabrizio, tra l'altro... Tipo, due mesi che c'è l'appuntamento fisso del martedì sera. Ma questo Fabrizio, lo stesso Fabrizio, che aveva ospitato Camilla, che ha ospitato Tambo e che ospiterà Lara. Cioè, siamo veramente... È solo che fanno gnorri perché voleva chiudere il cerchio con te e fare terzetto, ma in realtà tu sei venuto prima qua alla taverna e quindi fa quello preso male, capire? Questa sceneggiata. Quando gli mandiamo Jacob, gli diciamo, vedi uno scarto della taverna. Ecco, glielo buttiamo così, come gli scarti della WWE. Si è preso tutti i miei pupilli. Ah sì, è vero, attenzione perché se in tempo per il Bitianardo
sì, devi soltanto aspettare da qui a venerdì e poi arriva il BTNardo. Poi vediamo, here comes the money. Ecco anche Mattia, Chris, fantastico, Camilla, ciao Sonia, che saluta il papà, e grazie anche per il follow al presidente Panarari. Ciao Cristian, benvenuto. Ah beh, vediamo alla salute del presidente Panarari. Assolutamente, tutti quelli che fanno il follow, tutti quelli che si abbonano, tutti quelli che ci danno dei bits, tutti quelli che fanno una donazione, 250 euro e ballo. Bello, ma non, io non ti, per bevo, tutti, eh? Ti bevo anche quando mi fai solo una domanda, non è un problema. ok, non c'è problema, ne faremo. Draco, sei quasi pronto per... non lo so, vediamo, dipenderà dai bits. Io stasera la provocazione per voi tutti ce l'ho, ma adesso facciamo scorrere, che poi ve la dico, ma ce l'ho. I prossimi soldi raccolti da Teleton devono essere all'istruzione di Camille, assolutamente sì, avremo tutti quei soldi. Ne hanno assolutamente bisogno. Una domanda in tutto questo, perché qui pensiamo sempre ai figli, ma i genitori, ma una soddisfazione per i genitori. Io devo cantare, scusate. Tu devi cantare? Sì. Long day le Milo. È fantastico. Lei, questa ragazza, per me, Miss sì. Nola Down, ecco, Miss Nola Down ha questo cazzo di nickname perché è amante dei Down, gruppo di Phil Anselmo, il cui primo disco era Nola, che io adoro. Disco del 1995. Draco, conosci qualcuno del 1995 per caso? Quel disco alla tua età. Pensa. Quindi Miss Nola è una delle mie preferite solo per questo. Quindi, ciao, che tra l'altro ha salutato tutti. Paolino, ciao, by grande Semi. Oh, bevo la salute anche del mio socio Semi. Ma io vado avanti. Sì, ma cazzo sì. Per 250 euro come minimo replicare ma lo faccio anche per molto meno, cioè. No, io per 250 euro, cazzo, una dignità. Questa dignità... Cioè, esiste ancora. Comunque, ho una chicca per il mitico che riguarda il mitico Sammy Grayson, che sicuramente lui si ricorderà, che venne pagato con una media a un'esibizione della TCW. Ed è questo il bello del wrestling italiano. Gente che si vende per una media, tra amici. È stato uno dei momenti... No, non è... Guarda, è uno dei momenti più belli che ho vissuto negli spogliatoi. Scandalo Dario Ferraro, che si accordò con il caro vecchio Semi per avere, diciamo, la sua presenza in cambio di una media. Io andrei sempre per... ma tu ti rendi conto che raccontare questa cosa alla taverna del wrestling italiano gli hai dato un plus incredibile? Pam! E vabbè, ma ragazzi, cioè, voglio dire, non sono mica cambo. Adesso come minimo dovrebbe venire da noi, proporsi di venire da noi per una piccola, visto che non abbiamo una federazione. La piccola non esiste, cioè vi hanno vanaggiato questa cosa. Poi che dipende, diciamo, guarda che la piccola d'estate è meglio perché rimane più fresca. Cioè, guarda, io ho una teoria, piccolo è meglio, però... dipende da come la si beve. Dipende anche dal grado alcolico, perché sopra di me che è piccola ma picchia. Anche da pende, come stava dicendo lui, a volte pende e poi dopo troppe birre rimane lì. Ciao Fava! Il mio gatto si chiama Fava, è un idolo, ragazzi. Fava spacca il culo. Adesso poi ti faccio vedere una cosa di Fava. Cioè, non è che ti faccio vedere la Fava, ti faccio vedere una cosa di Fava che è molto interessante. No, è importante. Cioè, non ho una Fava di 1,80, mi dispiace. Perché si chiamava Phil Anselmo? Non si chiama più Phil Anselmo? Sonia, come mai non si chiama più Phil Anselmo? L'hai ucciso. L'hanno invertito. Io tanto bevo. Perché non aveva ancora cominciato il percorso di istruzione e quindi ha invertito i nomi. Facciamo studiare Camilla, assolutamente. Buonasera, aspetta, stai zitto Gringo. Buonasera a Wrestling Antani 77. Gringo, che cazzo dicevi? Jacob mica beve sull'acqua, solo acqua. È acqua, però è aromatizzata al luppolo. Ci ho messo dentro il limone.
sembra no, bio. Assolutamente. La mia pipì invece. Allora, ma è ancora vivo? Il mitico Zoppo. Ciao Zoppo. Il tsunami è ormai sempre presente. Sempre presente. Beh, io, il tsunami. Rip. Mi dispiace tanta per fidanzare. Però dai, no, beh, non quel fidanzato, quel tuo fidanzato. Oddio, cosa? Tu non ti preoccupare, Fava. Tu sono sempre 1,90. Io perché dico sempre 1,80? Ti tolgo 10 centimetri. Probabilmente ti ho visto male io, o ti sono stato lontano perché eri troppo alto. Io ho paura. Giacobbe è il figlio illegittimo di Maccio Capotondo e Alessandro Borghi. Fantastico. Ci può stare, dai, ci può stare. Le 20. Quel titolo TCW ne parleremo tra poco del titolo TCW, parleremo di un sacco di cose interessanti e le battute del nostro amico Tsunami. Lara sempre in gamba, no, oh, mamma mia, Tsunami. gliela faccio sempre anch'io che sta battuta, però dai, cioè. Ormai siamo agli sgoccioli, dai, speriamo, dopo vi racconterà lei, però dai, adesso diciamo che... su, conservatela per venerdì, comunque può tornare utile. Un follow, grazie. Per del litro, via che si beve. Grazie a Froggy. Buono. L'ho rinfrescata bene, così mi disseto per bene. Racco, devi, cioè, ho paura di questa affermazione. Allora, diciamo, devo devi scegliere scappare, uno dei... devi scegliere uno dei momenti della vita di Fidanselmo. Io potrei consigliarti quello nei primi anni 90, fisicatissimo, perché faceva il pugile con il tatuaggio Unscared sulla pancia, pelato con i tatuaggi in testa, una figata pazzesca. Un paio d'anni dopo era pelato. Ciccione da Dio. Vabbè, quello è un po' il mio destino comunque, quindi sì, ci sto in linea già. Io non mi fido dei pelati, fai tu. Ma sono persone di me. Mai. Cattivi poi, cioè. No, poi c'è la barba. Madonna, brutti. Ma poi, e quelli con gli occhiali, parliamone, dai, che cazzo. Allora, gentaglia, noi siamo... No, vabbè, io gli occhiali non li ho messi su, perché sennò sembro Bonaccini. No, meno male che non li hai messi su allora, che cazzo. Porca trota. No, oppure allora, Zona rossa! Prima di cominciare, andiamo a riepilogare. Perché Tulelli non c'è quando serve? Figa, Tulelli era fantastico stasera. Anzi, vabbè, manca Tulelli. Chi è che picchio? No, di qua. Chi è che picchio qua? Io pensavo di prendere Tulelli e strozzarlo. No. Invece sono qua che vi soppeso la, come si dice, a Waller a Napoli, anche se non sono napoletano. Io non so neanche cosa vuol dire, ma mi fido. No, io ho capito e mi sento molto toccato in questo momento, infatti mi sto ritirando, mi sento toccato. Ti senti toccato? Mi piace quando ti senti toccato. Vi mostriamo la possibilità che oggi ha il signor Fava di entrare nel nostro spillatore della gloria, la Hall of Sete. Per quale motivo? Wow. Intanto ho messo Doink the Clown in onore del nostro amico Jacob, che è venuto a trovarci. Tra l'altro, Doink the Clown era uno dei miei lottatori preferiti. Ah, cazzo, era fantastico. Quando ero piccolo lo adoravo, poi sono cresciuto e ho cominciato a odiarlo, però quando ero piccolo lo adoravo anch'io. Vabbè, poi dipende un po' dall'approccio, cioè, se parli di un ragazzino di 11-12 anni, cioè, vede entrare il clown, dice figa, sto spacca. Poi all'epoca c'era anche il telefilm di It, no? Quindi c'è, sì, è vero. Era super over. Fava ci dice che, se notate bene, durante questa live ogni tanto si cazzeggia. Mai abbiamo cazzeggiato. E non cazzeggeremo. Non induceteci in tentazione. Induceteci. Stai sicuro che hai bevuto solo la sete? Sì, o lo spero. Il signor Fava è a 9 punti. La Olo Sete ormai c'è... Ah, c'è solo un uomo al comando. Figa. Che tra l'altro poi dopo rimane sempre lì la domanda è come mai uno
che comunque beve poco riesce a indovinarle tutte, quindi secondo me no, ma perché non si ricorda la racconta quello che giusta. Ah, ok. No, no, sì, lui è quello con le chiavi. No, cos'hai bevuto stasera? Una bella, una. No, basta, cioè la gente muore. A meno che ma secondo me Google ha tutti gli indizi, perché ormai si vuole creare, vuole vincere. Ma gli indizi che ho preparato oggi, cioè, sono impossibili da andare a azzeccare, veramente, veramente. Forse l'ultimo, forse l'ultimo. Allora, Mr. Fava rischia di entrare per primo nell'arca della gloria. Dai. A 10 punti si entra. Faccio il tifo per lui. Tutti fanno il tifo per lui, tranne lui, perché ha paura, non sa esattamente cosa succede. Quando ma poi si dopo, una volta che entra nella Hall of Sete, gli si azzerano i punti e si ricomincia la classifica? No, lui non potrà più partecipare a questo gioco, dovrà partecipare a un altro. Si sblocca, cioè va al livello successivo. Vabbè, allora ditegli la birra di oggi, così poi si leva dal cazzo e fa posto. Esatto, leviamo dal cazzo Mr. Fava, dai, i due coglioni, Fava, dai. Quindi fatecela, indovinatecela questa birra che non mi sta piacendo più di tanto, ma la bevo, non vi preoccupate, non mi tiro. No, a me non mi sta dispiacendo, forse è di merda. Va bene, ok, cioè l'accetto, fanculo, ma... Abbiamo iniziato benissimo, cioè arriveremo a fine live dove probabilmente io sarò scorticato, mandato via da questa live, bannato dal lato viola, non importa, non importa, ce la faremo comunque. Quindi mi raccomando, ci saranno 5 indizi che compariranno, voi segnateveli tutti, sono passati già 18 minuti circa dall'inizio della live e ancora non abbiamo detto un cazzo. Fai, sei pronto? Sei pronto? Ti faccio la prima domanda, certo. Quella la più difficile di tutte. La più difficile, proprio la più... Vai! Quella complica... Sei pronto? Cosa ne pensi di Macro Diamond? Ah, Marchino! Marchino è, secondo me, uno dei migliori giovani della Viva. Anche perché, voglio dire, lo sto conoscendo e anche a livello, diciamo, in amicizia. Ed è uno che si impegna tantissimo. E a me le persone che comunque hanno una certa dedizione verso una qualsiasi disciplina, non solo il wrestling, mi piacciono. E lui è uno che non si tira indietro davanti a niente. Un gran lavoratore. Si deve costruire ancora da wrestler, però sicuramente il futuro è dalla sua, perché è giovanissimo, Marchino. Io lo vedo nell'Olimpo del wrestling italiano tra 5-6 anni. Questa era l'opinione di Paolo. Ma Jacob, yes! Cosa ne pensi di Diamantino? Di Diamantino? Che gli spacco la faccia! Ok, è stato bellissimo il promo che ha fatto. Ecco, è venuto qua a registrarlo e allora mi fa: ho preparato due o tre cose, va bene. Racconta quella di Diamantino. Qual è il lottatore che ti preoccupa di più del Team Viva? Diamantino, perché va in tutti i cessi a rubare la carta igienica. Cioè, io sono cioè quel giorno io mi sono steso per terra, pensavo di morire. È una delle cose più da stronzi che uno può immaginare. Assolutamente. Io da giovane la facevo, andavo nei centri commerciali a rubare la carta igienica e poi facevo delle grasse rubate. vabbè. Ti hanno mai beccato per caso? È una delle cose più da stronzi, io la facevo, bellissimo. Ah, no, sai... Ma dai, poi quando sei ragazzino, cioè adesso i ragazzini di oggi si drogano, noi ci divertivamo con me. Assolutamente, no, beh, ma poi rubare la carta igienica nei cessi è spettacolare. Chi è questo qua? Chi è questo qua? Cioè, oh, il migliore amico di Stefano. Kevin è uno stronzo. Ma no, ma è uno spoileratore, perché... uno spoileratore di merda. Ah sì, ah beh, no, allora a morte gli spoileratori. Assolutamente sì. No, potente, ma proprio di quelli che ti entrano in live, neanche buonasera, boh, giù di spoiler, così, cazzo, no, ma ragazzi, buonasera. Carico da 11 di prima mano, capito, cioè, quelle robe lì. Io che non sono, io non sono uno che si fa le tirate di notte, cioè, però io poi il giorno dopo, ma adesso ormai non seguo più tanto, però una volta c'ero un super fan, cioè io vivevo nell'ansia il giorno dopo tra...
radio, perché una volta era un po' più famoso, ne parlavano anche in radio del wrestling, amici, social, cioè io facevo praticamente una giornata di buio totale per poi godermi a lunedì sera magari il pay per view della federazione che stavo seguendo. Però sembra guarda che era difficile, cioè la gente ormai, cioè, non si rende conto, perché tu il social puoi dire ok, non lo accendo, ma cazzo, ma quando magari sei in macchina e va la radio e ti trovi il programma di quello che è un po' appassionato, magari sì, radio locale, che ti dice, ah cazzo, ieri sera in WWE la Royal Rumble l'ha vinta Tizio, ma vaffanculo, sì, sì. Cioè tu sei in mano, ma, puoi... no, ma poi vedi anche dai preview, non so, ti faccio un esempio, io sono abituato magari quando vado in macchina mi attacco YouTube, no? Quindi nel senso mi scelgo magari il podcast o qualcosa, e solo nella preview, no? Magari che so io, ti vedi il tuo Edge così, dici che guarda, che cosa sarà mai successo? Cosa sarà mai successo? E ti rovinano. Ma guarda, ma chissà cosa avrà mai fatto. No, ma guarda, e poi dopo, no, non ci voglio credere. Storia. Invece ci hai creduto, cazzarola, due coglioni. Ma ci no, saluta dai. Anche Nino. Ciao Nino. Ciao, buonasera, Nino. Buonasera. Ciao Nino, bevo alla tua. Vino. Non so chi sei, ma va bene lo stesso. No, Nino è fantastico. Oggi è uscito da scuola e si stava già segando mentre eravamo qua in live. Quindi perfetto, diventerà un uomo fantastico. Tutto di un pezzo, direi, ma allora, sta presso l'unico amore nel mio staff, quindi lo faremo diventare veramente tutto di un pezzo. Assolutamente. Già, allora, la sessione per nome del Fanta? Devi prendere Ibrahimovic! Calma, ma... Ibrahimovic! No, ma nel wrestling, quindi Edgevic. Lo so, il Fanta wrestling. Minchia, papi, un fatto... Un giorno mi racconterai come funziona il Fanta wrestling. No, un giorno ti recuperi le 3 ore di live in due puntate che abbiamo fatto, perché io non ce la faccio più, cioè mi esce dalle orecchie veramente, se non avessi le cuffie voi vedreste uscire il Fanta Wrestling dalle orecchie, due coglioni. Tipo i punti, perde i punti dalle orecchie. Sì, prima ma vabbè, magari anche dirò... Scommettere sui risultati della card funziona così? No, no, bisogna utilizzare oltre ai risultati anche un sacco di altre statistiche che abbiamo inventato e implementato noi. Ed è veramente incasinato da un certo punto di vista, però bellissimo, soprattutto perché ci sono dei premi interessanti, dei premi anche danarosi, perché vi regaliamo mesi di abbonamenti al WWE Network, al New Japan World, quindi è roba anche figa, insomma. Non è che siamo qua a dirvi bravi, pacca sulla spalla, cazzo. Iscrivetevi a sto gioco di merda. Ci abbiamo messo 4 giorni. Cazzo. Tra l'altro Kevin ci piglia per il culo, perché noi siamo come Simone Inzaghi di Piacenza. Perché? Cioè, perché Simone Inzaghi dice spiace. Spiace, e non sanno. Spiace. Non sanno che noi di solito andiamo a fare un giro, queste cose qua, no? Le cose che non sanno le persone. È la nostra cadenza, comunque Stefano sei tipo Gondor, sei di confine, dove tu tieni le rive sì. Sicure. Anche il riferimento colto a duro. Assolutamente. Sì, sono qua a guardare. Tra l'altro noi anziché i Nazgûl abbiamo delle come si chiama? Delle nutrie al latte. Nutrie al latte. Sì, sì, che cioè, entrano dentro di... no, dei corpi scelti che sparano, si tirano anche con l'arco, fanno tutto, cioè... si tirano il proprio pungiglione con infatti, l'arco, se lo infatti, vengono a riprendere e infieriscono. Gli Skaven di Warhammer sono praticamente ispirati alle nutrie di San Rocco. Assolutamente. È proprio... assolutamente. No, è così, è quando chicca. È così, è così. Ci dicono... Ci chiedono se siamo contenti del ritorno del pubblico a Impact. Ti giuro, non lo sapevo. Oggi mi sono completamente dedicato al Fanta Wrestling, non sto dicendo una bugia, e non lo sapevo. Non sapevo che c'è il ritorno del pubblico a Impact. Meno male, sono contento, sono felice, perché Impact aspettava il pubblico. Era l'unico che non aveva un cazzo. Soprattutto, diciamo, in una realtà come Impact serve tantissimo, perché il pubblico è proprio parte integrante dello show. Io sono sì, poi. Ti piace praticamente
No, beh, io adesso non lo guardo, adesso ormai da quando, diciamo, ho in mente di portare avanti tutti i vari progetti del wrestling, faccio fatica a seguire. Mi guardo un po' qualcosa quando capita, ma ormai non seguo più niente. Anche se devo dire che dal 2000 fino al 2015 ho guardato tutto quello che si poteva guardare di wrestling, di tutte le varie federazioni, anche del passato, perché io ho un buco di una decina d'anni che poi dopo ho recuperato pian pianino. Adesso diciamo che sono più improntato nel cercare di far crescere i miei ragazzi e migliorare, perché anche se sono un vecchio di merda, credo di avere ancora qualche margine di miglioramento. Ma assolutamente, assolutamente. Salute. L'unico che non può migliorare è Kevin. Facciamo un brindisi ai margini di miglioramento. Evviva, evviva. Mi piace questa cosa che per colmare il buco, che non è il buco del tullo perché quello è incolmabile. Io ho letto una cosa, ragazzi. Ti sei dedicato proprio a 360 gradi, quasi più o meno. Una cosa bella, perché di solito si sente: no, ho dovuto recuperare anni di WWE, mamma che brutto. Cioè, non è che dici ho dovuto recuperare. Mi sono dovuto recuperare le Attitude, quindi, cioè, nel senso, credo che sia il meglio, quindi, cioè, non ho fatto neanche fatica. Enzo, amore, porca di quella puttana. Sto già cringiando. Ma no! Enzo Amore è un intrattenitore, cioè, ragazzi. Ma non serve a un cazzo. Non serve, non veramente, c'è. Letteralmente a un cazzo. No, no, Impact ha bisogno di altro, non di Enzo Amore di merda. Ah, sto male ora. Comunque posso chiedere la fonte di questa bellissima comunicazione sul pubblico di Impact? Mi date una fonte, mi date un riferimento. Chi ne parla? Adesso manca adesso solo Kevin, lui veramente non serve a un cazzo, veramente. Big coso della mia minchia, no. Piuttosto Enzo Amore, veramente, almeno sa parlare, può fare un promo, ma lui no. Mai. È come Ryback praticamente ormai. Dai, un po' meglio di Ryback. Forse Ryback è un po' peggio, però. Madonna, no, ho scatenato la bestia. Meglio di Ryback c'era la prima versione di Camilla, che poi Jacob ci ricorderà cos'era. La prima versione di Camilla era meglio di Ryback. Si muoveva di più e meglio di Ryback. Ma ci chiedono dalla chat, ci chiedono: ma tu giochi anche a baseball? Come unisci due sport? Show e partite. Hai voglia? No, beh, diciamo che sono un po' le mie due passioni, oltre al calcio, però a calcio sono grammo, quindi. E niente, insomma, ho cercato di fare andare di pari passo gli impegni col wrestling e gli impegni con il baseball. Negli anni passati davo più precedenza al baseball, perché comunque, cioè, avevo la mia squadra, comunque facciamo un campionato professionistico. Io non so ancora se smetterò, credo che sia ormai giunta la mia ora nel baseball, perché vabbè, ci sono un sacco di ragazzi giovani ed è giusto lasciare spazio a loro. Però diciamo, da un paio d'anni a questa parte il wrestling è diventata la mia priorità, e quindi quando c'è da fare gli show si va a fare gli show e le partite quando si può. Allora, ringraziamo ancora una volta il professore Matteo Pagliarella che ci ha mandato la grafica. Ci ha mandato proprio la grafica. Enzino 27 febbraio. Sì, will be in action, quindi non questa ma la prossima settimana. Oh, tra l'altro, se avessi capelli sarei uguale, occhio. Madonna! Ti manca anche la barba, direi. Cazzo, mettiti un moccio giallo in testa, sei uguale. Cioè, è fantastico. Prendi uno strofinaccio, taglialo a listarelle, tipo, così.
Come ti dicevo, l'aveva condivisa Aldo, perfetto, ma come ti dicevo non sono riuscito veramente oggi a seguire nulla. Ho visto Raw e avrei voluto non vederlo. Quindi incredibile. Allora, la prima versione di Camilla ha vinto più titoli di Ryback, è probabile, molto probabile. Sicuramente ha fatto dei regni migliori. Vero? Poi sui titoli non lo so, però sicuramente ha fatto regni migliori. Tanto ci dicono ricordiamo, che sei il fichissimo del baseball. Sì. Il cartone animato, una volta? Io me lo ricordo, ragazzi. Io e tu siamo cresciuti, anche tu Stefano, siamo cresciuti con questi cartoni qua. Sembra vostro nonno, però. No, stavo ricordando che Camilla ha avuto l'onore di avere il titolo della Rising Sun 24/7. Cioè, grande Camilla, era bellissimo quel titolo. La prima bambola a vincere un titolo in una federazione italiana. Sì, infatti è importante. Ma allora, veniamo un po' al personaggio Jacob e alla persona Paolo che entra nel mondo del wrestling. Come sei Mamma arrivato mia. A questo sport? Cioè, come hai deciso di entrare in una palestra per dire adesso si fa e in quale federazione hai cominciato? Ragazzo mio, fosse stato così semplice. Allora, a me personalmente è sempre piaciuto un sacco il wrestling, è una cosa, una passione che avevo in comune con mio nonno. Io mi ricordo che i primi match di wrestling che vedevo, il programma si chiamava Catch e c'era gente del calibro di Antonio Fusaro, c'era Tony Inoki, Hulk Hogan. E quindi diciamo i miei primi ricordi sono molto lontani. Poi niente, questa passione qua è cresciuta sempre un po', e che si vedeva poco. All'epoca diciamo c'era qualche televisione regionale che passava qualcosa, ma non c'era una cadenza settimanale puntuale. Poi dopo tutto cambiò con Dan Peterson. E lui mi ha fottuto, mamma, perché con il suo programma USA Today, ve lo ricordate, alla domenica mattina, lui mi ha... Era uno spettacolo. Il sabato pomeriggio c'era quello sull'NBA, è vero. Io mi sono veramente innamorato di un po' tutte le discipline americane, perché anche il football... Sono andato a giocare a baseball e il wrestling, ragazzi, come fai a non appassionarti del wrestling? All'epoca c'era la faida tra il Hogan, Macho Man, Ultimate Warrior, cioè è impossibile non innamorarsi. E da lì, diciamo che si è aperta la mia prima fase Riccardo di amore per il wrestling. Per due mesi consecutivi. Salute, quindi Riccardo. Beviamo due volte. Allora, Riccardo, ti dico subito, e uno, due. Riccardo, ti dico subito, occhio, perché sabato arriva la newsletter, ti arriva in posta elettronica da Twitch, e c'è anche il link per entrare nel gruppo Telegram del lato viola del wrestling, del ring, del lato viola del ring. Minchia, ho sbagliato. E quindi si può fare insomma un sacco di roba figa interessante anche lì. Volano pornazzi oceani. Limoniamo a distanza, cose bellissime. Voi non lo sapete, tutto quello di Candice Michelle che non avete mai visto in quel gruppo. Li manda tutti Tracco, tra l'altro. Lui è un porco. Me li manda lui, solo che lui vuole rimanere pulito. Mamma. Comunque, io prima un di giorno di prendere un attimo, aprirai gli armadietti della tua cameretta e ti vergognerai. Forse comunque può essere. Allora, io lancio un attimo la provocazione, visto che ci siamo e ho finito il primo bicchiere. Ecco prima chi di riprendere... cazzo è? Cosa è successo? Ecco chi cazzo è? Ah, ma è lui! Porca troia! Gulak, grande. Allora, prima di riprendere con la degustazione della birra che io e Stefano abbiamo scelto e di cui adesso lui dovrà cominciare anche a mandarvi gli indizi per indovinarla. Lo stavo per facendo.
bravissimo. Io qui ho l'ultima Dudemon che sono riuscito a trovare, quella che lor signore al mio fianco ha bevuto insieme ad altri mentre io ero a fare esami, però io l'ho conservata perché a 400 bits stasera si va alla goccia con questa. 400? 400, cioè 450, va dai, perché vi voglio bene, questo è un 12%, quindi devo tutelare anche la mia salute. No, 450 perché dobbiamo pagare l'ambulanza che lo viene a prendere poi. Anche questo è vero, anche questo è vero. Quindi, e per tranquillizzare soprattutto mio padre che starà fuori dalla porta col fucile in mano. Quindi, mandalo in live qui, al tuo posto. Mandalo in live al tuo posto, ci pensiamo. Ci può stare, così fate un tris di lune. Tuo padre avrà più o meno la mia età, quindi dai, ci siamo, non c'è problema. No, un po' più grande. Detto questo, signori, mi raccomando, fate Vobis. 450 bits. Esatto. Nel frattempo, primo indizio qua sotto, tra l'altro con grammatica sgrammaticata, però stasera abboniamo tutto, quindi osservate bene. Vabbè, l'importante sono i numeri, no? 4% e 7%. Ah, tra il 4 e il 7%. Ah, giusto, giusto. No, ma ogni tanto sbaglio anch'io poco. Sì, è proprio quello il problema. Io sbaglio brava poco. Brava Camilla! Vai Camilla! Cosa fa? Se superate i 4,50 faccio alla goccia anche con l'altro. Wow. Ha lanciato 200 bit. Proprio lanciati. Dai, aiutate Camilla. Sì, dai. Sono cose fighe. Quindi ci stavi raccontando di come sei entrato, di cosa ti piaceva il vestito? Praticamente, ragazzi, certo, no, ma poi dopo io rimasi folgorato proprio, diciamo, c'è un match a WrestleMania 6, quello, diciamo, title versus title tra il Hogan e Ultimate Warrior. Quello fu un tripudio, non di tecnica, però di emozioni. Cioè, pensate, comunque c'è un bambino di 10 anni che vede, diciamo, un po' quelli che erano i propri idoli, perché io collezionavo tutti i pupazzetti, sia di Hulk Hogan che di Ultimate Warrior. Fare gli eroi del wrestling, che li chiamavano. Esatto. E quindi, niente, per me fu una vera epifania. Cioè, e da lì iniziai a fare, come, diciamo, un po' di domande per cercare di vedere quello che c'era. Poi dopo scoprì che in Italia non c'era nessuno che faceva wrestling nel 90, e quindi niente, quindi parcheggiai il mio sogno in un bel angolino e mi dedicai ad altro, a calcio e baseball, per poi dopo ritornare prepotentemente a WrestleMania 20, che poi da lì in avanti, cioè, fu un susseguirsi di curiosità, emozioni, e lì, diciamo che subentrò quel periodo proprio da nerdone del wrestling, dove andai a recuperare tutto quello che mi persi negli anni addietro, quindi i vari The Rock, Stone Cold, e diciamo tutta un'epoca, una delle forse delle migliori che la WWE ha vissuto, per poi, diciamo, arrivare alla veneranda età di 35 anni. Se il tuo idolo è Hogan, meriti solo le peggio cose. Cioè, se il tuo idolo è Hulk Hogan, ti meriti di veramente al Hogan. No, ma io Hulk parliamo parliamo di un bambino. Attenzione, di perché anni, questo forse potrebbe spiegare il calvario fisico di Edge, eh? Cioè, avere come idolo Hulk Hogan ti mette proprio il karma puntato con il cannone davanti, appena tu sei in un momento di casa, boom, spara. No, vabbè, cioè, ma ragazzi, ma quando sei un bambino di 10 anni, cioè, vedi sto qua che entra con quella musica lì, ma porca, cioè, come fai a non ti far per lui? Ultimate Warrior tutta la vita. Io sono l'MVP. No, ma io fui contento quando all'epoca vinse Ultimate Warrior, perché alla fine lui era l'underdog, e comunque a me piace sempre la storia dell'underdog, è una delle più belle da raccontare, soprattutto nel wrestling. Certo, ecco, quando Macro Diamond batterà Jacob saranno tutti stupiti e sarà un match della Madonna.
Bravo, Chris Phoenix cerca subito di mettersi il karma di nuovo favorevole. No, allora, spieghiamo una cosa. Io sono l'emblema. Io potevo tifare Kogan. Perché? Perché io sono dell'81 e Kogan comincia a diventare forte e importante quando io comincio a vederlo, cioè nell'84, comincia a diventare veramente una star della Madonna. Però beh, io lo vedo fine, per le prime alla volte fine lui... Sì, in Giappone. No, io lo vedo in Giappone. Però chi è che mi passa davanti rispetto a lui? Tiger Mask. Cioè io impazzisco per Tiger Mask all'epoca. Lo ribecco in WWF. E chi c'era in WWF all'epoca? C'era Ultimate Warrior. E per chi cazzo potevo tifare io? Sta per andare via Ultimate Warrior, arriva Undertaker. Per chi cazzo potevo tifare io? Cioè, Kogan non l'ho mai tifato. Mai, perché mi stava pure sui coglioni. E pensavo da piccolo, questa cosa l'ho già detta forse una volta, o forse di più, meno di dell'incontro che ho visto tra Undertaker e Angle, ma l'ho già detto una volta, che i baffi di Hogan, quando ero piccolo, una volta ho chiesto a mia mamma: ma come mai c'ha tutti quei brufoli lì vicino alla bocca? Non avevo capito che erano baffi. E quindi cioè, mi stava sulle palle perché avevo i brufoli intorno alla bocca. Tutto qua. Vabbè, comunque, in ogni modo può piacere, può non piacere, però sicuramente è una delle colonne su cui poi dopo, diciamo, si è basato tutto il wrestling, diciamo... È un po' una pietra angolare, no? Una esatto, pietra angolare, però vabbè ragazzi, cioè quello ti ho detto, sono visti problemi anche infatti nel cercare di emularlo con personaggi e con cose varie, sì, però cioè, il discorso che cioè, voi ripeto, è sempre una questione di chi ci sta dall'altra parte dello schermo o diciamo da chi va a vedere il spettacolo. Ci sono dei personaggi che vengono creati apposta, ok, per un certo target, come il nostro amatissimo John Cena, che era stato pensato per quel target lì, no? Quindi il wrestling in America è business, quindi non è che potete, ci può star lì delle ore a sindacare, lui è buono, lui non è buono, però ragazzi, la cosa importante nel wrestling è trasmettere emozioni, e forse alcuni di voi non l'hanno ancora capito, perché io vedo tantissimi critici che vanno a contestare tante cose, però poi dopo alla fine quello che conta sono le persone che guardano lo show. Se vedi che ci sono i bambini che si prendono bene, che si divertono, che esultano quando vince il face e che impilano di nomi l'Hill, basta, tu hai fatto wrestling. Poi ragazzi, cioè, possiamo stare lì a guardare tutte le varie mosse pulite, mica pulite, però alla fine il wrestling è quello, è emozione, è raccontare una storia, e se ne stanno dimenticando un po' in troppi diciamo in questo periodo, anche a piani alti, non solo in Italia. È quello, la magia. Io in Italia, se per questo ho visto bambini fare spudoratamente per i face e gioire come pazzi quando vincevano i face, però vabbè, per i piani alti c'è quella questione anche del business, come dici tu, che bisogna andare dietro a quello che pensa la gente certe volte. Il problema è che è come un po' quando si tratta della politica, prendiamo la politica italiana, la gente non sa esattamente quello che vuole, ha una mezza idea di cos'è quello che vuole, ma poi quando magari gli si dà il contentino non corrisponde esattamente a quello che voleva, e quindi poi delirio. Ma il punto è che se tu vai dietro a un'idea, se tu vai dietro al mare in tempesta e non cerchi invece di domare il mare, è normale che andrà poi tutto comunque a schifio, secondo me. Ma perché adesso alla fine le persone hanno bisogno sempre di stimoli, di novità, no? Quindi cioè, prendendo, diciamo, non c'è... Ci sono veramente pochi che hanno, diciamo, costruito, diciamo, una leggenda attorno alla propria immagine. Adesso nel wrestling moderno si fa un po' più fatica, forse perché è tutto così spoilerato, cioè non
una volta c'era quell'alone di misticità, no? Undertaker, tutte queste figure fantastiche. Adesso sono più che altro degli atleti che si esibiscono, però hanno tolto quella magia su, diciamo, il personaggio. Che è quello che voglio cercare di ricreare io con il mio Jacob, perché fondamentalmente Jacob è il mio personaggio che mi sono sempre portato dietro nella mia testa in anni e anni di nerdaggio inerente al wrestling, e quindi, cioè, io ho portato in pratica tutto quello che avrei voluto vedere in un personaggio di wrestling. Il suo cuore si accende, Ale oggi adesso, è poetico, non solo il suo, e non si accende solo il cuore per alcuni. E dicevamo, quindi Jacob è il personaggio che ti sei portato dietro, ma qual è la palestra a cui hai fatto riferimento, la prima sigla a cui hai pensato, allora, quello che hai voluto fare per entrare nel mondo del wrestling? La cosa è nata forse anche un po' casualmente, no? Diciamo che ho sempre avuto un rapporto molto, diciamo, di amicizia con alcuni dei miei colleghi barra amici di lavoro. Facciamo queste belle pause caffè dove comunque io andavo a rompere i coglioni sul wrestling, cercavo di raccontare quello che vedevo per cercare di tirarmi un pochino anche di diciamo qualcuno che fosse interessato per condividere poi dopo questa passione, perché all'epoca ero proprio solo come un cane, cioè non mi si inculava nessuno con questo wrestling, nonostante io avessi una passione della Madonna, ma non riuscivo a trovare nessuno con cui condividerla. Nel giornale Cittadino fecero un articolo su Claudio Campari, Angelo Arata. E da lì diciamo che mi è venuto l'ispirazione di andare a rompere le balle. E allora poi dopo gli scrissi, presi contatti e diciamo alla fine, forse era, sì, alla fine del 2015, diciamo iniziai questo viaggio in Viva, all'epoca ci si allenava a Reggio Emilia, e diciamo da lì è stato un'esperienza fantastica. Io all'inizio ero andato più per curiosità, perché dicevo, cavoli, a 35 anni non si può certo pretendere di fare che cosa, però poi dopo, vedendo, cioè, forse un po' anche che la mia atleticità mi ha aiutato, pian pianino, cioè, vedevo che effettivamente le cose mi venivano bene, e diciamo che in 2 o 3 mesi avevo già, diciamo, assimilato le basi, quindi le varie cadute, le mosse basi, insomma quello che serviva, diciamo, per capire la lingua del breaking. E da lì c'è stato una sorta di debutto, e lì devo ringraziare Cristian Panarari, che mi buttò, diciamo, in mezzo alla mischia in una Rumble con il mio personaggio. Io mi ricordo che lui era entusiasta del mio Jacob, con Camilla, la bambola, perché Jacob si propose subito con la sua bambola a fargli da manager, e partecipai così a una Royal Rumble a Casola, diciamo verso la fine del 2015, e poi da lì in avanti ci furono altre esperienze sempre in Viva, e poi iniziai quello che poi dopo è ancora uno dei miei più grandi amori, il rapporto con la Total Combat Wrestling, che ciao. Salutiamo Corona Milk. Ah, Mitico Sheridan. E Sheridan. ciao carissimo. Dicevo che con quei ragazzi lì si costruì subito qualcosa di magico,
perché io lì finalmente, in mezzo a quei ragazzi lì, trovai della gente con cui condividere la mia passione. Perché comunque, diciamo che in Viva all'epoca c'erano dei personaggi un po' strani. E allora non mi trovavo tantissimo. C'è almeno uno. No, no, non si fanno, come non si fanno nomi. Ma proprio persone tu intendi strane. Sì, sì, sì. Cioè, non legai tantissimo con quei ragazzi. Scusami, lì, pensavo ci fosse tipo, non so, Diabolik e non ti piaceva Diabolik. Cioè, no. Non pensavo ci fosse. Mario, lui ha sempre parteggiato per Paperinic, in realtà non gli piace no, diciamo che c'erano dei ragazzi che non è che non mi piacessero, per amor del cielo, però non me li non erano fatti della mia stessa pasta, quindi non legai tantissimo con quello che reputo il mio maestro Mirko Maiavacchi, che cioè veramente lui mi insegnò tutto, cioè io cercavo veramente. Qui si svelano gli altarini, Non eri tu. Non eri tu a piacergli. Non il presidente tuo Panarari dice che non eri tu a piacergli, ma Camilla, la bambola. Ah. Le verità saltano sempre a galla alla taverna. Perché ma non è vero, voglio dire che Cristian rompe le balle, però è uno dei pochi che ha creduto da subito in me. C'è un moscone gigante, voi non potete capire quanto cazzo è grosso. Ma dove cazzo no, ci vuole? Vabbè, no, se dico, mi vedete ci vuole... schizzare ho paura da Dio. Vabbè. Ci vuole anche del, diciamo, del coraggio, diciamo, a dare fiducia a un vecchietto di più di 35 anni. Lui l'ha fatto e comunque cioè, ha avuto ragione, ma come altri. Il prescelto, no. Qualcuno si ricorda la gimmick di... Beh, ragazzi, Mirko è stato veramente importante per la mia formazione. Poi dopo, oggettivamente, io non ho mai avuto un vero e proprio maestro, perché ovviamente cioè, a Piacenza ci si allenava come si poteva. Ci allenavamo dentro in una palestra sui materassi, senza ring, tutte le volte diciamo che cambiavano i ragazzi che magari venivano a provare, però vedevano che ci si allenava un po' in una maniera amatoriale, perché senza ring così non riesce a dare una bella immagine. E, poi mi ha aiutato tantissimo anche Fenice Rossa, non Christopher, ma quell'altra della TCW, perché diciamo che al sabato mattina per abbiamo un avuto paio di anni, esatto, lui veniva a Piacenza e ci si allenava, molte volte eravamo anche in tre, però avevamo un sacco di voglia, io volevo assolutamente coronare il mio sogno di diventare un wrestler. E, grazie a lui, ma come grazie anche a Tony, Rocco Gioiello, senza dimenticarmi di Scandalo, che ha fatto un po' perdere le sue tracce, ma a me manca tantissimo. Sarebbe uno scandalo dimenticarlo. Ragazzi, guai che Dario Ferraro era un personaggio della Madonna. Io con lui mi trovavo da Dio, proprio anche a livello personale, e è stata... i match con lui sono stati sempre ricchi di soddisfazione. Tra l'altro con lui feci il mio primo main event in TCW, contro titolato, e fu veramente forse uno degli incontri più ricchi di emozione della mia carriera, che inizia a diventare anche abbastanza piena, cioè nel senso, io facevo il conto l'altro giorno, sono tra un po' saranno 60 esibizioni. Dai, mica male per un vecchio di 40 anni, eh? Assolutamente, assolutamente, un giovane di un anno più vecchio di me. Allora, dietro di te però io vedo una cintura, perché comunque tu non è che sei stato a pettinare le camille, cioè tu sei andato a vincere cinture. Vabbè, ragazzi, cioè, allora, è sicuramente una cosa importante, perché venendo comunque da
fuori. Diciamo che molte volte nelle varie federazioni si tende sempre a scegliere come diciamo rappresentante una persona che si è costruita dentro, giustamente. Io che mi sono sempre considerato un po' come un outsider, no? Cioè quello che veniva da Piacenza, che si allenava sui materassoni, insomma, per me è stata una bella soddisfazione avere, diciamo, questa responsabilità. Cioè, sei stato scelto per rappresentare la tua federazione. E tra l'altro questo titolo, il Rebel Title, che è stato difeso anche in Inghilterra da Rocco Gioiello, e quindi, cioè, a livello proprio di fama è un titolo che io personalmente ritengo importante. E infatti tutte le volte che diciamo lo difendo cerco sempre di dare quel qualcosa in più, come è giusto che sia, proprio per ringraziare le persone che mi hanno voluto come rappresentante, è proprio perché, oh ragazzi, alla fine sarà quello che sarà, ma quando c'hai quella cintura lì alla vita ti senti veramente un fenomeno, eh. Ma che bello, Perché poi dopo alla fine dicono tutti così, però poi dopo quando sei lì prima di entrare sul ring te la lucidi e dici porca puttana figa, ho realizzato il mio sogno da bambino. E poi dopo entri dentro e cerchi di trasmettere un minimo di quell'adrenalina che hai addosso a chi ti sta guardando. C'è una domanda che arriva dalla chat, bellissima tra l'altro, che voglio, probabilmente voglio chiedere, ma ti lucidi anche la pelata prima di entrare sul ring? Certo, ci metto l'olio, che così e poi dopo faccio Taioken come Krillin e... Ma no, ma in realtà la vera domanda è, ma utilizzi, diciamo, un panno speciale o speri di trovare la carta igienica nel backstage? Ciao Tambo. Tambo, ciao. No. Ti capisco. No, diciamo che grazie a Macro Diamond la carta igienica negli spogliatoi sparisce sempre, quindi niente, faccio con quello che mi capita, cioè, a volte uso il reggiseno di Lara Wilde che mi fa quell'effetto scrub. No, però che ci sono le puntine da, diciamo, disegno, giuro. Quando hai detto reggiseno ho pensato, ognuno... cazzo, ma Merak porta reggiseno, poi invece no, era ognuno ha le sue scaramanzie prima di, diciamo, no, di entrare sul ring. La mia non è uccidermi la pelata. No, ti chiedono se per sopperire all'assenza di un vero allenatore hai partecipato a tanti seminari in giro per l'Italia. Assolutamente no! Allora, io ho veramente, diciamo, i miei seminari erano semplicemente cercare di andare a esibirmi il più possibile in giro per, diciamo, per l'Italia, con la TCW, con la Viva, con la Now, con la Crossover. Io ho sempre cercato di collaborare il più possibile con tutti. E tutte le volte che andavo in un posto cercavo sempre di essere il primo per, diciamo, imparare da quello che era la persona con cui mi dovevo esibire di volta in volta. Quindi ho imparato un pochino da tutte le persone con cui ho collaborato. Medagliata da un imperatore, la birra! Ah, in tutto questo salutiamo anche Tsunami, che purtroppo ci deve lasciare perché domani si inizia a lavorare presto. Ciao Tsu e alla prossima. Assolutamente, e quindi, ciao Tsu. Quindi alla fine, tra una balla e l'altra, sono riuscito, diciamo, a crearmi il mio gruppettino di ragazzi. Voglio ricordare gente che c'è stata quasi da subito, come il Tambo, ma come lo stesso Fabio, che diciamo hanno tenuto in piedi il progetto a Piacenza. E attualmente ho portato già 4 ragazzi al debutto e quindi andate a fare in culo, adesso io sono diventato un allenatore. E pur essendo... una
cioè, consapevole di avere tantissime lacune, però comunque cioè, ho avuto dei feedback positivi, anche perché comunque voglio dire, ho avuto a che fare con della gente che, insomma, degli atleti preparati, perché il tambo, lui vedete lì che fa tutto il pirlone così, però ragazzi, a livello atletico il tambo è veramente un fenomeno. E a livello tecnico c'è Fabio, che va bene, non l'avete ancora conosciuto perché ha fatto solamente poco, poi uno che non ha tanto, diciamo, voglia di apparire, però sicuramente uno dei pilastri di Piacenza. E poi vabbè ragazzi, c'è Lara, che era, diciamo che come l'ho vista mi si è aperto un mondo, perché ho detto no figa, questa ragazza qua è un fenomeno, più di un mondo, diciamo la verità. Ma tra l'altro, a proposito di Lara, a proposito di Lara, volevo chiederti, Fabrizio, chi avrai come ospite venerdì sera al Late Night Show? Lara. Ah ok, allora sei tu che ospiterai Lara. Sì. Non abbiamo voluto Jacob perché noi volevamo quelli importanti. No, ma infatti hai fatto bene. Cioè, io ricordo, un pelo di fica tira sempre di più che due pelati di merda come Stefano e me. No, ma guarda che comunque parlando comunque di Lara, è stato veramente un incontro che per me è stato molto importante. Prima che lei iniziasse ad allenarsi, io volevo veramente smettere, perché c'erano delle situazioni che non mi piacevano. Vedevo che comunque a Piacenza facevo sempre molta fatica ad allenarmi, non riuscivo mai a trovare persone che credessero veramente in me come allenatore. Lei invece, anche il tambo, però è stata una conferma, perché diciamo che lei e il tambo mi hanno veramente dato quella forza di portare avanti il progetto a Piacenza. Però ti dico, lei come si è proprio buttata sulla disciplina, proprio una cannibale. Posso farti una domanda su Lara, che in realtà è su di te, ma è lei che ti allena? Che ti fa un mazzo così se è lei che ti allena? Allora, diciamo che ci scambiamo, nel senso, lei mi fa da personal atleticamente, trainer. Esatto. Atleticamente, no, beh, lei... Sì. No, lei è una personal trainer della Madonna, cioè, devo dire che a livello... una preparazione che... pochi hanno in Italia. Lei veramente è ferrata a 360 gradi su tutto. No, allora è venuta una volta, diciamo, io... promo. È venuta una volta Lara, abbiamo registrato un promo, io sono dimagrito un chilo, cazzo, più brava di così. Avrà tagliato un piede. No, un orecchio, il mio piede pesa molto di più purtroppo. E quindi... perché non ho più le orecchie. È stato diciamo un idillo quasi da subito. Lei mi ha tirato un po' su, diciamo, nella parte atletica. Io gli ho insegnato a salire su un ring, abbiamo anche fatto delle esibizioni insieme, dove sul ring della crossover, a Fiere dei Fumetti e così. E poi niente, quando poi dopo lei debuttò in Viva l'anno scorso, cioè, fu un grandissimo successo. Abbiamo avuto un commento proprio su Lara contro me, è stato un bel incontro. Certo, è stato un bel incontro, considerando che fu proprio il debutto, perché un conto è esibirsi con una persona che si conosce, dove comunque puoi studiare nei minimi dettagli, diciamo, tutti i vari segmenti dell'incontro. Quello fu un gran match. Io da allenatore fui veramente molto soddisfatto. Soddisfatto tutte le volte che vedo il tambo,
che veramente, cioè, io lo dico sempre che è una testa di cazzo, perché lui ha veramente, mi viene in mente Cassano, cioè lui ha un talento della Madonna. È il Cassambo. Ha preso, cioè, a calci qualcuno per caso, lui, così come le bandierine di Cassano. Lui, se avesse l'approccio che ha Lara nella disciplina, è uno di quelli che potrebbe veramente fare molto bene. Però è un po' così, no? Ma è ancora molto giovane. Se inizia a prendere un pochino con serietà la disciplina e l'impegno, io sono sicuro che arriva, perché ha tutte le carte per diventare un fenomeno. Ti senti, è vero. Infatti Lara ha smesso un po' su di te, appena ha trovato un appiglio per iniziare a bacchettare l'ha fatto, l'ha percepito anche, o meglio, Jacob ha percepito che c'era troppo violino. Ma a proposito di Lara, tu parlavi di un pre-debutto e hai parlato di crossover wrestling. Dato che c'è Fabrizio, che comunque in qualche modo, nonostante anche lui sembri giovane, ma è un vecchio di merda pure lui, dato che noi più di noi, tra l'altro, sì, dato che siamo tutti un po' appassionati del mondo fumettistico, quelli che sono qua dentro, crossover wrestling unisce un po' di passioni, e io mi ricordo di aver visto immagini di un incontro dove c'era Lara, dove c'eri tu, ma non ti si riconosceva subito, in realtà eri completamente mascherato in rosso e facevi Deadpool. Ci racconti un pochino che cos'è il crossover wrestling, quello che succede e quel incontro, che è molto interessante, molto divertente. Ma sì, allora, alla fine fondamentalmente diciamo che crossover nasce per, diciamo, dare intrattenimento nelle fiere del fumetto. E ovviamente nelle fiere del fumetto non ti puoi proporre con i personaggi che vai a portare, diciamo, in giro. Cioè, la fiera del fumetto, Jacob non se lo incula nessuno, in poche parole. E da lì è proprio l'idea di, diciamo, cercare di allestire uno spettacolo incentrato sui vari personaggi dell'universo dei fumetti, piuttosto che delle serie TV, dei videogame. Fai su tutto un mischione di personaggi in base un po' anche alle caratteristiche di ognuno, no? Perché, vabbè, c'è, per esempio, io sono sempre stato un accanito fan di Deadpool, e poi dopo, alla fine, a me piace molto interagire con il pubblico, farlo ridere. E da lì, diciamo, quando mi è stato chiesto quale personaggio avessi voluto interpretare, io ho proposto Deadpool, ho proposto perché comunque avevo già anche una sorta di attire, l'atteggiamento giusto, comunque Christian ha fiducia in me, quindi gli ho detto: guarda, non ti preoccupare che ti faccio un Deadpool della Madonna, e così ho detto e così ho fatto. E invece, diciamo che Lara aveva questo personaggio che portava come cosplay nelle fiere del fumetto, che è Lara Croft, cioè manco parla apposta. È stata niente, abbiamo, si è ricordata, ha detto: cazzo, se poi mi dimentico come mi chiamo, aspetta, chiamiamoci nello stesso modo. Era per girarsi. Esatto, la fantasia, insomma, lei si chiama Lara Wilde il personaggio, Lara Croft invece il cosplay, cioè, voglio dire, cambiare. Si va sul sicuro, in un certo senso è buona scelta fare anche quella, tra l'altro tipo se qualcuno Kitana la conosce anche fuori. No, direi che poi no, se c'è qualche mamma anche con i figli non sono da soli, magari, non lo so. Anche se Lara Croft comunque, poi non so, dipende quale versione voi conoscete, però anche Lara Croft aveva, sì, no, era la prima ricordo versione con le tette a punta, quella, ecco, triangolo, bellissimo. Bellissimo. Tra l'altro, posso dire una cosa, la posso dire, che oggi non abbiamo ancora, è passato 1:10. Erano tutte capezzolo quelle tette lì, triangolare in quel modo, era solo il capezzolo, non c'era altro. Perché anche Kitana altre di quella saga non è che scherzavano, cioè lo so, però vabbè, in quel comunque, caso comunque ragazzi, cioè,
nel senso, poi dopo, per amore del cielo, ci sono alcuni che criticano, diciamo, questo tipo di spettacolo, però dovreste vedere le persone, diciamo, fuori dalle transenne, come si prendono bene nel vedere, allora, magari, che noi, so, Sub-Zero contro Sonic o robe di questo genere qui, qua. Ti diciamo quello che è stata la nostra critica un giorno, quando ne abbiamo parlato, ti giuro non mi ricordo con chi, ma ne abbiamo già parlato una volta di crossover wrestling. Allora, la critica che abbiamo mosso è proprio la parola wrestling attaccata a crossover, ok? Nel senso che se si fosse creato uno schema diverso e si fosse chiarito immediatamente qual era, diciamo, l'intenzione, cioè di portare in scena uno spettacolo dove personaggi facevano un'esibizione di wrestling, quindi si fosse chiamato crossover, esibizione di wrestling con personaggi però, di... Aspetta un attimo, ti interrompo. Allora, facciamo chiarezza su una cosa, perché poi dopo ci sono sempre stati anche diversi attacchi. Allora, un contro è la crossover. All'interno della crossover, diciamo, la crossover, come diciamo tutte... i vari spettacoli, c'era lo spettacolo di wrestling, perché ragazzi, dite quello che volete, ma il wrestling, fino a prova contraria, è uno spettacolo, cioè io posso anche vestirmi da lucertola e fare wrestling, sì, perché voglio dire, sono più credibile io vestito da Deadpool a fare wrestling che dei crotali che si agitano in un ring e che si spacciano per dei professionisti. Cioè, okay, i match che vengono proposti nello spettacolo di wrestling sono match fatti da lottatori che si esibiscono, diciamo, normalmente nelle proprie federazioni. Poi ci sono i ragazzi di Tana delle Tigri. Loro fanno uno spettacolo di cosplay sul ring. Poi ci sono quelli che si attaccano sulla sacralità del ring, per amor del cielo, io non vengo a contestare questa cosa. Però vi assicuro, perché li ho allenati io, questi ragazzi non si prendono il minimo rischio, ok? Le cose che fanno sul ring non sono dello scimmiottare, i vari Kane e così. Io mi ricordo che per insegnargli a subire una stunner ci ho perso una sera, ok? E tutti i ragazzi sapevano prendere la stunner in sicurezza. Poi che siano goffi, ne possiamo parlare, ma loro non si considerano wrestler. Loro, guarda, si considerano, penso, allora, al di là del fatto che comunque il lavoro di preparazione, che comunque che ci sei tu, o che si mettono loro a impegnarsi, eccetera, quello è encomiabile a priori. E almeno io personalmente, ma forse perché io non sono un performer di wrestling, io vi quindi dico, non faccio polemica. Vi dico una cosa e vi chiedo, scusami, chiedo una cortesia, avete mai provato a salire sul ring a prendere un bump? Non è quello. Ho fatto altro comunque. No, ditemelo. Ho fatto altro inerente alla lotta e so cosa significa farsi male o comunque cos'è un rischio. Allora, ma il punto, cioè, io il sono dell'opinione che le persone prima di parlare debbano provare. Quindi, venite sul ring, perché... prendetevi un bump, poi dopo a questo punto sarebbe inutile anche fare i ragazzi. Ma non, nessuno prende per il culo, tra l'altro. No, ma io adesso, quindi, no, adesso stiamo parlando, però c'è nel senso, per amor del cielo, magari non siete voi. No, non mi interessa che siamo noi oppure no, però parlo seriamente ora. Noi quello che diciamo è questo: se io parlo di calcio e non ho mai calcato un campo, posso parlare di calcio. Se io parlo di politica e non sono mai stato seduto in Parlamento, posso parlare di politica. Se io parlo di idraulica e non faccio l'idraulico, posso parlare di idraulica. Io non mi permetterei mai di dire quelli lì sono degli stronzi che vanno lì a fare questa cosa. Quello che mi permetto di dire è questo: se tu mi chiami la squadra di Serie A a giocare in un torneo dove ci sono dentro anche dei giocatori che lo fanno così per divertirsi, mi devi specificare che quella non è la Serie A, mi spieghi che c'è dentro anche squadra di Serie A, vedi, che arriva e li sbalorda tutti, e io sono a posto. Ma quello che abbiamo detto qui, peraltro io sono onesto perché ho fatto due ammissioni, due importantissime. La prima,
non ho mai assistito a uno spettacolo live e voglio farlo perché è importante e mi piacerebbe farlo. La seconda, non ne conosco abbastanza, ma conosco le persone come te che ci lavorano dentro, e le persone che ci lavorano dentro mi sembrano tutte valide. Ok? Quindi sono due ammissioni importanti, ma ciò non toglie che nel momento in cui si dice questo è uno spettacolo di un certo tipo, voglio che sia molto chiaro nel dettaglio, il resto non mi interessa. Per me ci può salire il bambino di 5 anni a fare l'esibizione della prima caduta della sua vita, ci può salire quello che era tetraplegico, in qualche modo è riuscito a fare il bump, quello che ha imparato da zero e fa le cose più assurde. Per me può salire chiunque, può salire anche mia nonna. Non è un problema, ma mi deve essere spiegato che cos'è. È chiaro che se io penso quello lì è wrestling, okay, però ti dico, credo che non sia corretto. No, allora, vedi che ci sono, vedi che ci sono un sacco di informazioni sbagliate? Stefano, ci sono un sacco di informazioni sbagliate. Perché? Ho capito, però quello che ti voglio spiegare è che le persone si permettono di giudicare, sparare sentenze senza sapere le cose. Sono come quelli che ti giudicano gli show di merda senza venirli a vedere e senza aver visto neanche qualcosa su YouTube, no? Allora, lo ripeterò per l'ennesima volta. Prima, diciamo, dell'esibizione vera e propria di wrestling, loro fanno una sorta di come quelli che fanno i gruppi ancora di supporto, diciamo, con i loro costumi cercano di chiamare un po' di gente, un po' di interesse, però tutte le sante volte, e viene ricordato più volte durante l'esibizione di questi ragazzi, che loro non sono wrestler professionisti, ma sono dei cosplayer, ok? Quindi l'introduzione, diciamo, il presentatore presenta uno spettacolo di cosplay inerente al wrestling. Poi, diciamo, finito questo assaggio, c'è lo show vero proprio di wrestling. E lì, diciamo, loro passano il testimone a gente che comunque fa questo proprio, diciamo, in maniera corretta. Quindi, cioè, non è che parlo di gente presa così a cazzo perché era vestito da Ultron. Cioè, parlo di gente della TCW, gente della Viva, gente della SIV, gente della Cox. Cioè, tutte persone che comunque si esibiscono regolarmente nelle proprie federazioni. Ed è questa la differenza che molti non capiscono. Però, siccome fa figo fare i fenomeni, allora si mettono lì a sparare della merda addosso allo spettacolo, perché così loro si sentono più fighi degli altri. Non è così. E sicuramente ci sono anche i testimoni che confermano la versione, non è che andiamo per spacciare nel senso che, allora, io ti dico subito molto francamente io voglio vedere, ma perché sono curioso comunque di base, sono curioso di quello che voglio, però, ma non è, diciamo che non è niente di diverso da uno show di wrestling normale, solo che ci sono io vestito da Deadpool piuttosto che il Tambo vestito da Conan il Barbaro, e poi dopo si fanno, ovviamente si strizza l'occhio più all'intrattenimento, perché ovviamente tu devi intrattenere. Vabbè, quella è un'altra cosa, le persone, sì. Allora, il punto è che fondamentalmente il wrestling, già solo per il fatto che prima in fuori onda, o comunque anche all'inizio live, parlavamo di emozioni, del trasmettere emozioni e cose di questo assolutamente genere. Nel wrestling questa cosa lo si fa il wrestling, ragazzi, il wrestling è raccontare una storia, benissimo, e okay. Siamo arrivati, secondo me, questo al problema, perché mettere in qualche modo su uno spettacolo del genere, non sto dicendo che non sia giusto, che non sia elogiabile, eccetera, anche perché poi onestamente a me le opinioni di chi spara merda a priori me ne sbatto altamente le palle, cioè che tu mi vieni a dire c'è chi spara merda, c'è chi spara sentenze, a me non me ne può fregare di me, cioè detto onestamente, perché sono di quelle persone, come hai detto tu, che anche ammesso che ti vengono a vedere lo show, partiranno in quinta e stop. Io dico semplicemente che il wrestling comunque ha delle meccaniche di base che si fondano sul raccontare una storia, ok?
ma mettere su uno spettacolo del genere, dove, che ne so, mi metti Deadpool contro Ultron, esempio X, siete atleti, siete professionisti, sapete quello che fate e vi preparate benissimo, cioè è ottimo, ma è una cosa diversa. Cioè, rientra sempre nel concetto di esibizione di wrestling, perché non è una storia che magari viene sviluppata, che ne so, Deadpool e Ultron da dopodomani fanno un'alleanza per questo motivo e nasce un'alleanza fra Deadpool e... Cioè, vabbè, ma ragazzi, a è voi, un concetto voi... diverso. Cioè, se tu vai in qualsiasi federazione o anche no, una promotion, per dire, perché in Italia abbiamo le federazioni Draco, e le promotion... ti devo interrompere. Allora, io mi esibì con Bottazzini, ok? A un Bologna Nerd, non l'ultimo, perché ci esibimmo davanti a 400 persone. Ora, con tutto il bene che ti voglio, io mi sono esibito anche davanti a 20 persone in uno show, diciamo, canonico di wrestling, e ti devo dire che a livello personale mi diverto di più a esibirmi davanti a 400 persone che sono lì per divertirsi, piuttosto che a 20 persone che sono venuti lì, magari 10 proprio sono venuti lì per criticarti, per guardarti se hai fatto, diciamo, il fisherman suplex con la punta dritta, tutto bel pulito. Hai capito quello che intendo? Il wrestling, sì, okay, nelle fiere del fumetto funziona, ma non sono solo io che lo dico, cioè funziona ovunque, non è che lo facciamo solo in Italia, eh. È vero, cioè, è verissimo. Se io mi esibisco davanti a 400 persone in una fiera del fumetto e invece mi esibisco davanti a 20 persone in uno show canonico, cioè, scusa, ma secondo me tra le due cose funziona di più la prima, o sbaglio? Allora, cioè, hai una, certo, cassa, hai una cassa di risonanza diversa, eh. Ma vedi, certo, il problema poi dopo è, magari... comunque sia, la cassa di risonanza è diversa, ma la tipologia di persone che sta ad osservare quello spettacolo è altrettanto diversa. E comunque sia, il concetto wrestling portato in una cassa di risonanza di quel genere, sì, tu dici giustamente, c'è magari un pubblico più grande, e per te personalmente è giusto anche che sia magari qualcosa che aggrada di più da fare, ci sta benissimo. Il punto è che quelle persone magari penseranno che le cose siano uguali, così, cioè che quello che vedono lì magari lo possono vedere altrove, o che comunque il wrestling sia basato così, e non saranno magari persone che resteranno, che comunque si appassioneranno al movimento, perché comunque sia il movimento italiano, comunque in generale del wrestling, ma non, ragazzi, si ferma, allora... lì nella fiera del fumetto, anzi. Cioè... No, ma... No, ma assolutamente, però il discorso che ti faccio è, se c'è un personaggio che comunque magari un critico come voi, che io nel senso, cioè voi nel senso, ma io apprezzo tantissimo, perché soprattutto in un periodo come questo, cioè voi state tenendo vivo un pochino il wrestling italiano, perché se no in poche federazioni si sono adoperate per adeguarsi a questo periodo. Però, cioè, quello che vorrei cercare di farvi capire è che se una persona mi viene a vedere e si incuriosisce al wrestling, magari viene anche a chiedere, dice, ma quei ragazzi lì cosa sono, degli attori? No, guarda, io sono dei lottatori che esibiscono di solito in una federazione, che sia la TCW, che sia la SIV, la COPS, quella che è. E magari la gente si incuriosisce e va a vedere, dice, ma guarda, mi è piaciuto quel personaggio lì, chi lo interpretava? Alex Flash. Oh, va bene, allora chi è Alex Flash? Va a vedere, boh, si tira giù lo show della Siv e dice, cazzo, ma questi qua sono in gamba. Oppure magari vede Fenice Rossa, che si è esibito come l'uomo ragno, e dice, cazzo, ma questo è super acrobatico, da che parte arriva? Dalla TCW. Cavoli, ma fa pure gli incontri hardcore, aspetta che lo vado a vedere al prossimo show. Cioè, è questo il discorso. Poi dopo, ragazzi, parliamoci chiaro, io mi diverto, io mi ritengo anche, prima di tutto, una persona di spettacolo, e lì, ragazzi, spettacolo ce n'è, perché lo spettacolo bello si fa con tante, certo, persone,
e lì ci sono tante persone che ti aiutano. No, scusa, ti interrompo un attimo, voglio fare così, perché questa cosa adesso mi ha fatto venire il chiodo in testa da quando ha detto 400 persone, che non lo so se è un numero certo o se l'hai detto così, no. Io spero che fa... Per la questura 200, per gli organizzatori 800, quindi... No, io sono una ovvio non me la sono messi lì a contare tutti, però dalla botta d'occhio ti rendi conto del numero. Okay. Io veramente ho visto che stavi saltando, ragazzi, eri arrivata a 250 e cominciato a non capirci più un cazzo, uno, due, poi... Sì, poi dopo, allora, io ho una curiosità, perché sono stronzi. I pelati abbagliano quando ci sono tante teste, però cioè, la mia domanda è: quante di quelle persone effettivamente poi si sono fermate a chiedere qualcosa e tu sai che magari poi te li sei ritrovati, che ne so, qualcuno in TCW, qualcuno è andato a vedere una Rise, una qualsiasi cosa. Cioè, Draco, quello perché... non è un problema, cioè per la legge dei grandi numeri, cioè, nel senso, guarda, che tu lanci 10.000 volantini, 100 persone vengono al tuo supermercato. Quello non è il problema gigante, cioè più gente c'è e in proporzione anche pochi, ma di più vengono a chiederti informazioni e a sapere, e soprattutto poi se tu riesci a cavalcare quel momento, cioè se nel momento in cui la gente è adrenalinica, cazzo succede, vanno a chiedere, tu hai subito, che ne so, appunto il volantino, il sito internet, quelle robe lì, allora cazzarola sta cazzo di mosca, la gente ti viene e ti segue subito, ok? Quindi il problema lì è che la botta di adrenalina magari ti dà anche molto di più, soprattutto poi quando sei appunto in 400 e non sei il solo a chiedere informazioni, ma ce ne sono altri 50 che ti senti più forte e vai a chiedere anche tu, e in quel momento controlli. No, poi dopo, non è quello, per amor del cielo, io sono consapevole del fatto che diciamo, facendo sempre riferimento a 20 persone 400, cioè io so che quelle 20 persone hanno pagato un biglietto per venire a vedere lo spettacolo di wrestling, invece quelle 400 persone sono venute lì per comprarsi la maschera di Deadpool oppure qualche fumetto che gli manca, per amor del cielo. Però ci sto dicendo, è un modo per fare conoscere il wrestling, diciamo, a delle persone, anche dei neofiti. Tutto qui. E allora, poi ragazzi, però... cioè adesso... Sono lì a parlare, è uno spettacolo che funziona, perché però Paolo, se la cosa Panarari importante... vende lo spettacolo, perché ragazzi non dimenticate questa cosa, che le fiere del fumetto comprano il nostro spettacolo, avete capito? E non, le fiere del fumetto non fanno venire i vari Viva, TCW, parlo di loro perché ne faccio a parte, non perché, nel senso, però chiedono quel genere di spettacolo e pagano per avere quel genere di spettacolo. Quindi, però c'è differenza tra mettere te sotto la maschera di Deadpool o metterci me. Se sono tutti te sotto la maschera di Deadpool, certo, però ragazzi, voi vi rendete conto, ma per amore del cielo, però vi rendete conto che comunque lì c'è un ring che comunque deve attirare persone per 10 ore, quindi sì. Se faccio un esempio ultimo che abbiamo visto a dicembre, Triple Mania hanno messo l'incontro dei Marvel, tutti pensavamo fosse una trashata. Incontro della Madonna, finito Triple Mania in Messico, è uscito fuori che i quattro che facevano i quattro componenti dei personaggi Marvel erano un lottatore, uno più bravo dell'altro, però prima non si sapeva niente e tutti stavano già sparando merda. Cioè tutto dipende sempre chi c'è sotto la maschera, poi la comunicazione però, però io devo dire una cosa assolutamente, altrimenti qua non ne usciamo, perché poi voglio anche parlare di altro. La cosa importante è che è vero, noi siamo magari qua a parlarne in un certo modo e tra l'altro difficilmente troverai persone che hanno voglia, come avremo voglia noi di venire a vedere, che noi verremo a vedere di persona, dobbiamo farci un'idea vera, non posso farmi un'idea in base a quello che dice l'amico, ok? Ma è normale e va accettato che da un salotto dove si parla, si tende a parlare di wrestling,
ci sia un po' di reticenza su alcuni aspetti e che si chieda trasparenza, no, quello però... che dicevo prima, capisci? Certo. No? Perché? Perché se io ti parlo di AEW, se io ti parlo di WWE, se io ti parlo di Impact e poi ti parlo di wrestling italiano, io te ne parlo ovviamente in un certo, mi spiace usare questa parola che forse è sbagliata, di un certo livello, che non è solo un livello, certo, di lottato intrinseco, ma un livello un po' più lungo, la storyline creativo proprio, mentale, esatto, di elaborare quando, determinate cose ogni settimana, esatto, quando, ma però ragazzi, lì parliamo di professionisti, gente che campa con queste cose, cioè adesso non vorrei mica sì, mettere, ma noi parliamo l'80%, l'80% dei lottatori in Italia non si allena una volta a settimana, ve ne rendete conto? Sono lo d'accordo, sapete? Anche su quello, però okay, il problema, si allenano come ti ripeto, no, ma lui ci ha messo dentro anche il wrestling italiano, perché anche lì comunque sia, tu lo sai perché ne fai parte, nella Vivo, nella TCW, cioè comunque voi pensate a delle storie e tu hai elaborato, hai creato un personaggio, pensi a come portarlo in scena, cioè non prendete, che ne so, tu non porti in scena Undertaker, che è un personaggio che conoscono in tutto il mondo, e dico, caspita, adesso mi metto il cappottone, no, nero, il cappello. Cioè, però, è proprio, però quando, cioè, il fatto è che c'è uno sforzo creativo mi... oltre no, che ascolta, atletico. Davide, se mi pagano per fare Stone Cold, io prendo la birra, me la spacco in testa e faccio dell'intrattenimento. Lo riesci a capire? Ma certo, riesci a capire? Quando faccio Jacob, cioè, sembra una roba assurda, però cioè io... non lo faccio per i soldi, per amor del cielo, perché se no, però ti dico, quei due soldini li ho visti solamente in fiera, se no il resto mi sono sempre esibito per una birra, che è onorevole, per me va benissimo, io sono contento così, non mi interessa, una volta che tu mi paghi, mi rimborsi il viaggio e mi dai una birra, io vengo da te, ovvio che se mi chiedi di giobare a un rachitico parliamone, però nel senso, se vedo la possibilità di esibirmi in una certa maniera, io vengo, cioè, ma io infatti io lo faccio non ti per sto passione. Criticando l'esibizione, cioè non sto criticando il fatto che ci sia uno spettacolo di questo genere, ma come, cioè il focus che metteva Stefano all'inizio, il fatto che c'è crossover wrestling, cioè non c'è un attimo una come dire, una puntualizzazione sul tipo di spettacolo che si sta vedendo, tipo, che ne so, esibizione di wrestling, che sarebbe già una cosa che in qualche modo permette di capire che cosa in qualche modo si sta vedendo, o comunque sia una differenziazione con quello che viene fatto. Lasciamo perdere la WWE, la AEW, perché lì si viaggia proprio, come diceva Stefano, su livelli alti, proprio anche di budget e di altre cose, ma anche solo una differenziazione con quanto viene fatto, penso, in qualsiasi sigla italiana, perché penso che chiunque in Italia si smena anche solo per portare dei personaggi, creare una storia, eccetera, invece di prendere personaggi già fatti e finiti e portarli in scena. Ripeto, non è la critica all'esibizione, ci sta. Poi comprano, cioè c'è la richiesta, il prodotto è richiesto, c'è chi lo compra, cioè è il mercato, ok, non è quello il punto, è un altro, l'associazione a quanto si fa comunemente ovunque. Ma poi quello che dico sempre io è questo, cioè se ci sono delle persone che analizzano gli show, nel bene e nel male ci si deve anche aspettare che piovano un certo tipo di critiche. Mi posso però permettere di dire una cosa, e credo di essere abbastanza onesto quando lo dico: io non critico a cazzo di cane, non critico le persone mai, perché io sono quello che difende di solito le persone, e critico sempre le intenzioni. Perché le intenzioni? Perché le intenzioni possono spostare il binario della riuscita finale. Quindi se c'è una cosa che funziona, bene. Se c'è una cosa che può funzionare un filino meglio, che può mettere d'accordo più elementi con una piccola postilla, io non vedo perché ci si debba super... Io l'ho capito in realtà perché lo si fa, e hai ragione. C'è molta gente che critica a cazzo di cane e che non critica come abbiamo fatto noi, dicendo noi non abbiamo problemi, ma bisognerebbe dirlo prima.
ti criticano dicendo fa tutto cagare, sono degli stronzi, rischiano il collo, siete dei bastardi a mandarli su ring. Io so che c'è gente che fa così, io non sono così però. Per quanto tu mi possa conoscere poco o tanto, lo sai che non sono così. E lo sai che non è mai stato il mio pensiero. No, ma io ho avuto un sacco di persone io, qui. Io parlavo a voi, ma mi rivolgevo alle persone che ovviamente magari non capiteranno, perché ovviamente loro non vedono l'ora di smontare tutte le teorie, quindi magari non si sono fatti vedere stasera perché non si vogliono far vedere a guardare, ascoltare quello che ha da dire Jacob, però sicuramente andranno a vedere poi dopo la puntata su YouTube e sicuramente diranno le loro opinioni. Io mi rivolgo a loro. Io ti ho detto, voi state facendo un gran lavoro, poi te Stefano, a me piace un sacco, diciamo, il tuo spirito giornalistico con cui affronti queste dirette. Però ti dico, fidati che in giro ci sono tante persone ipocrite che non vedono l'ora di smontare quello che fai. E io ti dico, per fare, diciamo, queste cose, cioè, c'è dietro un lavoro della Madonna. E comunque io ti dico, uno delle mie più grossi successi è proprio stato, e ne aveva già parlato il Tambo venerdì scorso, la bella favola della stanza 43, no? Ok? E tu vedi, diciamo, dei ragazzi che si sono trovati insieme con una passione in comune, che è il wrestling, a fare uno spettacolo tutti insieme. E è questo lo spirito che, diciamo, dovrebbe infiammare le anime di tutti i lottatori italiani, cioè quello di condividere una passione e non di criticare. Io ho imparato tantissimo in quei giorni lì. I miei ragazzi hanno imparato tantissimo a, diciamo, esibirsi con altre persone, confrontarsi con un'altra scuola. E, diciamo, tutte queste varie, diciamo, queste guerre fredde tra, cioè, basta, ora di finirla, perché se tu guardi i ragazzi singolarmente, li prendi singolarmente, hanno tutti voglia di fare qualcosa insieme. E questo progetto può essere il canale per fare collaborare tante persone insieme. Io sono convinto, straconvinto che questa sia una cosa strapositiva per il wrestling. Allora, tu conosci Fenice Rossa, lo conosci molto bene, conosci Pan, conosci Tsunami, sono solo tre delle persone che in 15 puntate, tu sei il quarto in 15 puntate in realtà, che pubblicamente hanno dichiarato la loro intenzione a voler cercare di unire il mondo del wrestling italiano. Noi per primi, ma non solo loro, tantissime persone. Noi per primi siamo. Io ti prendo un altro esempio, il Gringo. Cioè, il Gringo, lui è una persona fantastica. Lui, anche lui è mosso dalla stessa voglia di collaborare, di conoscere persone che la pensano alla stessa maniera. Ma infatti è la cosa che noi cerchiamo di fare qua. Cioè, noi diamo spazio a tutti. Ma infatti è un lavoro fantastico, no? Quello. Non vedo l'ora, lo diceva se non sbaglio, lo diceva Lara proprio, no? Non vedo l'ora di sentire l'intervista che farete a Panarari qui. Cazzo, ma la porta è aperta, è ovvio, è normale, lo dico chiaro e tondo. Abbiamo un programma sempre abbastanza esteso in cui andiamo a piazzare delle persone perché dobbiamo piazzare in un certo qual modo. Per cui non è che non abbiamo invitato le persone perché non vogliamo invitarle. C'è un iter che stiamo seguendo, una linea che stiamo seguendo, e sicuramente chiameremo anche Christian a parlare qua e con lui svisceriamo tutto il processo di creazione, come è nato, tutto il ragionamento. Diremo direttamente anche a lui tutte le cose che abbiamo detto qui, dove c'eri tu. Non è che le nasconderemo, anzi, sarà l'occasione per parlare ancora più approfonditamente del prossimo tema che tratteremo anche con te, cioè dei guardiani italiani. Però noi siamo qua a un punto, una specie di salotto, la nostra taverna è davvero aperta anche al dialogo, al confronto. Noi siamo stati alla terza o quarta puntata, c'è arrivato Vertigo, non so se conosci, è un ragazzo molto bravo. Sono andato a vedere uno spettacolo quest'estate a Fidenza dell'ICW e l'ho visto esibirsi, è veramente bravo quel ragazzo lì. Infatti spero...
Spero sia uno di quei, perché così diciamo me ne hanno parlato di fama, ed è sicuramente un'altra persona che la pensa come me. Quindi, non solo. Lui è stato il primo che ci ha contattato e ha detto: ma perché non facciamo una specie di scontro, tra virgolette, no? Io e Tsunami, la vecchia scuola e la nuova scuola. Cazzo, la settimana dopo l'avevamo buttato in piedi, perché era bello, perché era divertente. Noi siamo aperti anche al dialogo, anche a mettere insieme le persone. Siamo riusciti, tu lo conosci molto bene, siamo riusciti a portare qua Jacopo Galvani e a parlare tranquillamente, a muovere critiche, ma senza malizia. Te le abbiamo mosse anche qua. Cazzo, ammazzate! Scusa, adesso ci arriviamo anche lì. Adesso ci arriviamo anche lì. Quindi in realtà questo posto si può usare per queste cose. Si può usare, ragazzi, per unire. No, ma io non vedevo l'ora di venire, diciamo, a raccontare la mia verità, perché poi alla fine, cioè, è giusto sentire una persona da dentro, mica appena sempre chi ha sentito dire, perché poi alla fine, se tu ti basi solamente sulle cose che vengono passate, diciamo, dai vari video che si vedono, ovvio, magari nei video amatoriali dove si vede 5 secondi di uno spettacolo dove ci sono due vestiti in una certa maniera su un ring, magari sì, se lo vedessi così mi salirebbe forse anche a me il Cristo, però c'è bisogno un attimino addentrarsi e non criticare a priori. Saremo tutti al Bologna Nerd, saremo tutti al Bologna Nerd. Cavoli. E tra l'altro volevo appunto provare fine, a sentire. Ma alla vai, fine, però, è il vero, tra virgolette, problema. Cioè, è quello che dicevo io. Se io so che vengo a vedere la crossover e vedo sotto la maschera ci sono dei lottatori, diciamo, professionisti, comunque appunto come te e altri, non è un problema. Per me uno si può vestire anche da Babbo Natale. Il problema è se si mette, come dicevo prima, se si mette in campo una persona. Fermi tutti. Babbo Natale. Paolo, preparalo. Tambo Natale va fatto. Tambo Natale. Vero. Tambo Natale. Figa è da fare. Tambo Natale. Che poi sarebbe Tambo Natale. Cazzo, è già fatto. Natale. No, adesso vediamo. Io. C'era anche un bellissimo progetto di Casa Jacob, ma porca miseria, cioè ormai sto Covid qua ci ha castrato completamente tutti i progetti. Pensata più sull'intrattenimento. Peraltro, poi spieghiamo anche come trovarvi, così via. Sto per dare l'ultimo indizio della birra. Intanto passiamo anche un pochino oltre, appunto, per i guardiani italiani. Perché? Perché quello è un progetto che in realtà un altro di quei progetti che in realtà potrebbe unire tantissime forze. È un progetto, certo, che per quanto possa sembrare pretenzioso, in realtà ha un sacco di base, perché chi ha i diritti di guardiani italiani è una persona che comunque ha a che fare, è il presidente della Crossover Wrestling sostanzialmente, che ha a che fare con questo mondo, il mondo delle fiere del fumetto e così via, che sono posti dove appunto ci vanno 300, 400, anche 500, io ho visto immagini, fotografie di un pubblico molto vasto. La stessa Viva ha pubblicato un video con Viva la Storia, dove c'era appunto a un Modena, sempre una fiera del fumetto, una roba del genere. Modena Nerd. C'era un sacco di gente. Quindi è vero che portano persone, allora, è vero tutto. Sì. Quindi portare un progetto che è fumettoso, è cazzo. E il fumetto si presta a queste cose. Cercare di trasporlo in un'altra forma d'arte può avere in realtà forse ancora più appeal in generale di un discorso semplicemente di portare dei cosplay, perché qua si creerebbero proprio delle storie. Mantova Comics, grazie Cristian. Si tratterebbe proprio di portare delle storie, di portare delle faide, di portare una costruzione che va al di là poi del personaggio Jacob. Ci sarai comunque tu, ma sarai sotto, adesso senza spoilerare dove sarai, ma sarai sotto il personaggio dei guardiani italiani. Quindi in realtà lì è molto più improntato
sul wrestling rispetto al cosplay, quindi può essere ancora di più, forse può venire più incontro anche gente che è più scettica. Secondo me è più improntato su un discorso di spettacolo inteso, diciamo. Ah, eccolo qua, il tuo migliore amico. Hai finito i compiti? Sì, no, è fantastico. Ho parlato malissimo di te, Macro. Adesso poi dopo ci mettiamo a posto. Quando torni ancora a Piacenza, vedi. E, dicevo, secondo me, diciamo, questo progetto vede il wrestling come, diciamo, il centro, però può essere sviluppato in tantissimi modi, perché poi alla fine, fondamentalmente, si tratta di una cosa così originale e così nuova che può prendere qualsiasi direzione. Però io ve lo ricordo sempre, il wrestling è un modo per raccontare una storia, e lì di storie ce ne sono un sacco da raccontare, perché comunque c'è tutti i personaggi che, diciamo, verranno proposti saranno basati sul fumetto, ma sarà comunque una storia originale. Sarà, diciamo, sale della zucca dei, chiamiamoli, booker della crossover. Ok, quindi c'è la possibilità di fare tante cose, non solo nelle fiere del fumetto, soprattutto in un periodo come questo, dove funziona molto, diciamo, sui video, sulle varie piattaforme, gente che magari segue il wrestling tramite tutti i vari canali che ci sono, Twitch, YouTube. Adesso chissà fino a quanto tempo durerà, diciamo, questa impossibilità di esibirsi davanti a un pubblico. E questo è un problema. Io sono sempre per il wrestling davanti al pubblico, perché io sono un animale da pubblico. Io quando vedo il mio pubblico, cioè, mi dà il power up, cioè tipo l'osso di Yattaman, no? Se io invece faccio esibisco così davanti a una cinepresa, mi intristisco, mi sento veramente privato di qualcosa di importante. Yattakan, l'osso di Yattakan. L'osso dava Yattakan, fantastico. Allora, io... Vabbè, comunque, io ho detto, ci sono tante cose che possono nascere, diciamo, da questo progetto. Poi dopo, ovviamente, non sono neanch'io a conoscenza, diciamo, di tutto, perché ovviamente... Panarari, che è un volpone del wrestling italiano, si tiene tante cose per lui, ma è giusto così, perché Christian sarà ovviamente se uno ha una bella idea, un'ottima intuizione, è giusto che se la tenga per sé, perché sennò, diciamo, te la vanno a copiare subito, e vabbè, non voglio fare altri riferimenti, ma è così, soprattutto qui in Italia, quando uno ha un'intuizione non passa un mese che vedi già subito, diciamo, qualcuno che cerca di imitare l'idea che ha avuto successo. Quindi è giusto così. Ok, prima vedevo, cioè, ho visto che Tambo ha scritto un altro messaggio riguardo il discorso del crossover. Io ripeto, e lo ripeto ancora, ci sono tante persone che guardano il wrestling, ci sono delle persone che non ne sanno un cazzo, non gli cambia niente. Ci sono delle persone invece che ci fanno le pulci, e come bisogna affrontare le persone che non ne sanno un cazzo, abbracciarle, dirgli guarda che esiste il wrestling, bisogna anche accettare le critiche di quelli che lo guardano. Poi se tu mi vai a criticare qualcosa di concreto, ci sta, certo, però non mi puoi dire che lo spettacolo dei cosplayer, sì, se lo guardi con gli occhi di uno che guarda wrestling, lo spettacolo di cosplayer fa pietà, ma loro non vogliono fare uno spettacolo di wrestling, non lo si vende come uno spettacolo di wrestling su quel ring. Ti ho detto, l'unica roba che io dico ok, va bene, perché uno dice, alcuni vedono il ring come un posto sacro,
Però ti dico, il ring non è altro che un palcoscenico con delle corde. Sì, siamo d'accordo su quello, ma il punto chiave è questo. Se si fa una cosa, non si può pensare di non ricevere critiche. Le critiche bisogna scegliere anche le persone con cui avere il contraddittorio, e credo di aver dimostrato molte volte di poter essere un buon contraddittorio, e quando si vuole, la mia porta è super aperta. Ma dire che non si capisce un cazzo in un senso o in un altro è sbagliato comunque. Allora io dico, se tu riconosci che gli altri ti stanno dando addosso nel modo sbagliato, quando io faccio un video sull'AEW e magari attacco la WWE, ricevo magari dei commenti: tu non sei un cazzo, pezzo di merda, la WWE è sacra, non mi devi rompere il cazzo. Io rispondo sempre a quelle persone lì: grazie mille per essere passato, il tuo commento mi aiuta ad avere più visibilità, grazie. Perché con loro non si può parlare. Ma se io trovo uno che mi dice: guarda, non sono d'accordo per questo motivo, io mi ci fermo anche 2 ore a parlare. Quindi, dato che io penso di essere una di quelle persone con cui ci si può fermare 2 ore a parlare di questa cosa, dato che mi sono già proposto, e lo farò veramente, di venire a vedere come gira veramente la ruota, con i miei occhi, prima di dire che io giudico in un certo modo, no, io sono pronto a cambiare tutte le opinioni del mondo e a dirlo pubblicamente. Ho chiesto scusa pubblicamente a un ragazzo con cui ho fatto un'intervista, con il quale ho avuto dei problemi prima causati dalla mia incomprensione. Gli ho chiesto scusa pubblicamente. Non ho paura di chiedere scusa io, perché siamo umani e sbagliamo tutti. Quindi se io avrò sbagliato qualsiasi cosa, se io avrò sbagliato a dire dovete specificare, in realtà viene sempre specificato, è chiaro però che se la sigla si chiama Crossover Wrestling, io già ho un'idea, e dato che io non sono il pubblico che non ne sa un cazzo, mi faccio la mia idea. Perché? Perché io purtroppo ho un background, e visto che si punta a tutti, si punta anche a me, ho un background, è ovvio che mi faccio un'idea. Sono pronto a cambiarla? Io sì. Sono pronto a parlarne? Sì, parliamone. E voglio parlarne veramente. No, ma allora io ti sto, poi dopo magari cambiamo anche argomento, perché alla fine non è neanche giusto, poi dopo sembra quello che voglio. Cioè, io capisco le persone che vanno. No, tranquillo, tanto le cose controverse attirano sempre, quindi ne possiamo parlare fino a domani mattina, la gente sarà interessata. Uno passa, no? Nel senso, magari non ha sentito l'annuncio dello speaker che diceva che ci sono un'esibizione di cosplayer, e vede, diciamo, 2 persone poco atletiche esibirsi sul ring, che poi, nel senso, non sempre, perché comunque ricordo che in mezzo a, diciamo, quel gruppo di ragazzi, di cosplayer, ci sono 2 ragazzi che adesso stanno diventando dei wrestler, che sono Stefano e Gianluca, che sono delle persone fantastiche, che si stanno impegnando alla morte, ma tu vedi proprio con una dedizione assurda. Perciò, nel senso di dire, vedi che comunque c'è, da quel progetto lì, ok, abbiamo già tirato fuori 2 ragazzi che si stanno allenando per diventare wrestler. Non lo sono ancora, però fidati che quando poi dopo loro lo saranno, saranno ancora meglio dei wrestler che ci sono in giro, perché comunque loro hanno una componente di spettacolo in più rispetto magari ad altre persone. Ma non vedo l'ora di vederli, di conoscerli. Cioè, io sono stracontento. Io sono stracontento. Io spero che questo sia un tavolo a cui ci si possa sedere tante volte per parlare di queste cose. Anzi, non vedo l'ora. Però tu sei arrivato preparato. C'è chi arriva mangiato, chi arriva bevuto. Tu sei arrivato preparato. Mi hai mandato questa mattina un'immagine importantissima, perché tra le tante cose che fai, tu fai anche il lottatore della TCW. Allora, per favore, sì, diciamo che non ne sa niente. Detto, la TCW è uno dei miei più grandi amori. Perfetto, perfetto. Lara, tu non hai sentito questa frase. Vabbè, voglio dire. Ha detto uno dei più. No? C'è spazio, ci sarà spazio, uno dei più grandi. Poi vabbè, Lara. Così vuoi fare, cioè, guardala, tu devi fare.
Non si può non innamorarsi di Lara, è impossibile. No, beh, guarda, quindi potrei, dai, metti fuori tutti i canali. Potrei dirti che non è vero. Potrei dirti che non è vero che non si può, basta essere innamorati di qualcun altro, quindi è così. No, ecco, va bene, Sky ci dice che custom mazzate. Ecco Vertigo. Ecco Vertigo. Cazzo, abbiamo parlato male di lui fino a due minuti fa. Merda, mi dispiace. Vabbè, dai, sarà per una grande lui, grande. Non è vero, io mi dissocio dal parlare male di Vertigo, anche perché chi è che lo chiede? Sì, Alex, lo sappiamo che è stato all'estero, è un ragazzo che si dà da fare, lui è bravo. Sappiamo, io l'ho visto live e come ho già detto è sicuramente un fenomeno. Allora, Lara a Dwayne, poi però tu hai, però poi tu hai aggiustato il tiro, allora ti manda tanti cuori colorati. Vabbè, perché si è accorto che stava per entrare in un vicolo non cieco di più. Allora, medaglia d'oro di arrampicata sugli specchi. Allora, veniamo noi con custom mazzate. Che cos'è custom mazzate? È il fantomatico prodotto TCW di cui abbiamo sentito parlare ormai da tantissimo tempo, che è disponibile in un contenitore Sky a questi canali. Io prego Draco, cortesemente, riesci a leggere? È tutto, è tutto abbastanza chiaro, perché... però davvero è chiarissimo. Farò la mega sciorinata dell'elencone o li vuoi con voce suadente? No, io voglio sicuramente Sky detto normale, perché è quello più facile. Le regioni le voglio dialettalmente interpretate, quindi la Lombardia con dialetto lombardo, il Piemonte con No, mi dissocio da queste cose, perché io non sono come i cronisti che si fanno le gimmick. Grande fava. Cioè, non ci si può fare un cazzo. Io con quella di Boccelli rido troppo. Mi dispiace, mi dissocio da me stesso, però io rido troppo. TCW custom mazzate, partendo dalla base canale 228 di Sky, saliamo verso su e troviamo la Lombardia, dove Baruscia, attenzione, seguite custom mazzate sul canale 645, mentre invece in Piemonte al canale 601, Liguria canale 684, meno male che non posso leggere le battute di Fava, Trentino canale 117, Fabrizio contieniti per favore, non fate come nella live su Taker, vi odio, Veneto canale 675, torniamo a volare basso col Friuli canale 173, mentre in Emilia, come detto già più volte, se siete in Emilia canale 219, Toscana canale 295, Lazio chiude con il canale 185. Avete finito o vi devo dare due minuti e rileggo tutto, così voi due vi calmate? Non lo so. No, abbiamo finito. Ok, ottimo. Fava, per favore, non me li accoppare stasera. Ma io dovevo stare solo 10 minuti intanto, quindi... No. Ricordo che comunque questa serie... custom mazzate è oggetto di grande orgoglio per me e per tutti i miei fratelli della TCW. Ci siamo impegnati tantissimo, abbiamo fatto dei numeri che voi non potete immaginare, perché registrazioni, staff, video, promo, tutto concentrato in due weekend, però ragazzi, la soddisfazione di riuscire a portare un programma nostro in televisione. Chi ci è riuscito? Io tra l'altro ricordo molto molto bene che quando è venuto Galvani, Jacopo, ci ha detto che sarebbe andato in onda anche su YouTube. Ne sai qualcosa di più di quando verranno caricate? No. Io so che sicuramente la priorità sarà il passaggio in televisione. Adesso, cioè, ovviamente, l'aveva già spiegato Jacopo, però lo ricordo anch'io. Abbiamo avuto un piccolo problema proprio a livello di divieto di spostamenti, grazie, diciamo, a queste zone colorate, e quindi non,
non ci siamo potuti trovarci per andare a ultimare il montaggio e le telecronache di tutto quello che abbiamo registrato. Però sicuramente diciamo la puntata numero uno è imminente, poi sicuramente avrete tutte le informazioni che servono, spero molto presto. Però questo bello perché se abbiamo un super baffo in live, abbiamo ecco una Panda. Super barba in chat. Ciao. Ciao Panda. Buonasera Panda. Ecco qua, adesso la scatola di pelati è pronta. Porca troia. Io volevo fare anche dirvi una puntata dove facciamo sì, Stefano, sì. Io, Pan, poi chi è che c'è un altro? Ma Tsunami se lo chiamate comunque quarantena. Ma tsunami, quello è un falso pelato, cioè ragazzi, far venire dei pelati veri. Assolutamente. Bad power, brava! Comunque, visto che ragazzi, voglio, Pan è un altro di quelli che la pensa come me. Collaborazione, divertimento, cioè il bello di stare insieme, di avere una passione in comune. E poi c'è anche un personaggio della Madonna. Infatti l'abbiamo portato qui perché comunque è un personaggio di quel tipo che ci piace un sacco. Ripeto, noi qua siamo un punto, includiamo tutti, anche Fabrizio. Fabri, cosa stavi dicendo? No, visto che la mia inclusione doveva durare tendenzialmente 10 minuti, ma poi ti sei messo a picchiarti con lui per la crossover. Allora, non ci siamo picchiati, ci siamo scambiati capelli. Figure. Devo stare, poi ne stavo in disparte. Cioè. Io ho tantissimo senza rispetto far vedere per, che uscivo, perché per sennò Stefano. Mi sarei preso i riflettori e allora non... Perché poi mi dicevi che avrei voluto... Ma che riflettori? Però a me mancano le domande scomode di Tulelli. Fammi una domanda scomoda, Fabrizio, perché io ero venuto tutto bello pompato per le domande scomode di Tulelli. Allora, te la faccio subito. Io sono venuto qua perché stasera non sapevo se guardare Pornhub o venire qua. Poi mi sono accorto che però mi sono ricordato che Pornhub Champions League, no? Mi sono accorto che Pornhub l'avevo già seguito nel pomeriggio. Quindi non mi sembrava bello poi. Marco, c'eravamo noi in diretta oggi pomeriggio, ma che stronzo. Io ormai sto perdendo le parole. Ma mi sono dimenticato. Te cosa avresti fatto? Avresti visto Pornhub o avresti visto te stesso che ti facevi l'intervista? Scusi, posso portare il cosplay del pelato di Brazzer? Cioè, potevi fare tutte e due le cose seguendo la puntata di stasera. Lui è il più grande cosplayer di tutti i tempi, cazzo. E l'idraulico, il massaggiatore, e il porca. Il pompiere, il poliziotto, lavori pericolosi. Cioè. Al pompo però, mi sono però già... aspetta. Il taxi, però aspetta. Il senza barba sono uguale a Mastro Lindo. Quindi, insomma, a parte che... Però allora, se non ricordo male, fece anche un'interpretazione molto sentita di Mastro Lingo, il nostro pelato di Brazza, se non ricordo male. Molto probabile. Io ti dico solo che venivo forse chiamato il Tambo Mastro Lingo. Potrebbe. Tambo le sa tutte di Brazzers. Venivo chiamato Mastro Lindo dalle amiche della mia ex, tanto che la mia email è lindo.western. Lindo sta per quel Mastro Lindo là, famoso. Quindi immaginati quanto sia... E infatti, attenzione, perché arrivano comunque... Volano parole grosse qua, volano parole grosse. Meno male che sono solo parole finora. Tutto questo era per dire che venerdì sera dovete guardare Late Night. Ma venerdì c'è Lara. C'è Lara. Allora. Ma vedrai che venerdì... È bellissimo, perché tutto quello che hai detto te potrà essere ribaltato da lei. E le dovrei, la cosa bella è che le dovrei dare ribaltato assolutamente. Tanto guarda, alla peggio si dice delle porcate, cioè entro dentro, la carico in power bomb e la schianto in mezzo al tavolo. Adesso lei è di là che si fa i cazzi suoi, però se mai si prevede. Già queste sono parole grosse, Lara, per favore calmo, cioè... o se no passo il link anche a te, mi dici guarda se mi fa incazzare ti do il link e mi ritirate. No, la fiducia di Jacob è questa qua. Lui viene qua dove si beve, ci si
manda i suoi figli, prima la figlia, poi il figlio, poi la fidanzata, nel programma più sexy di Twitch, il Late Night Show. Beh, ragazzi, cioè, questa è la fiducia. La fiducia. Mamma mia. Ci ho mandato, prima Sonia, poi dopo il Tambo, si sono trovati bene, quindi adesso ok, ci possiamo mandare anche Lara. Assolutamente, assolutamente. Ma sì. Questo lo sta facendo perché ci vuole venire lui e continua, no, ma... prova. Cioè, ma, voi, poi... ma voi vi rendete conto che io mi devo sorbire le sorelle Grecchi? Cioè, entrambe. Ma no, ma entrambe, ma cioè, sono rodotte che... adorabili. Vabbè, io le prendo a piccole dosi. In Dolby Surround. Però non so. Eh? Quante volte ti ha fatto, ascolta Stefano, quante volte ti ha fatto rigirare il promo Lara? Allora, posso dire una cosa, posso adesso, mi spiace dirlo adesso, avrei voluto dirlo venerdì. Se c'è una persona con cui è facile lavorare per fare i promo è Lara, e vi spiego perché. Lara, dobbiamo fare questa scena, no, è importante, Lara, dobbiamo fare questa scena, ok, devi fare così, così, così. Lei la fa. E io le dico, andrebbe già bene. La rifai altre tre volte. E lei, sì, e la rifà altre tre volte. Cazzo. Fossero tutti così, per noi sarebbe una passeggiata registrare il promo. Perché? Perché la prima volta può anche venire bene. Aspetta, devo andare. Infatti questa è la più bella live che abbiamo. Ma notate quanto tempo ci metterà. No, è vero, lasciamo, perché bisogna capire anche, quanto ci sono. Sì, tu fai, anche Camilla si deve sopportare. Che brava che non ti lamenti, no. Niente. Dice che non è truccata e non può comparire in televisione, quindi parole grosse. Sarà per venerdì. A parte, io piano piano vi saluto. ciao Fabri, ci vediamo venerdì, dopodomani. Ciao Fabrizio. Un saluto, Draco, ma basta. Ciao. Allora, c'è più spazio. Bellissimo. Esatto, saresti bellissimo come Gringo Wild, però al momento dobbiamo ancora andare avanti a spiegare. No, dicevo di Lara, che ha questa particolarità, che facendo le cose in questo modo, cioè la prima, allora diciamola tutta, se tu fai una scena, magari la prima volta viene anche bene e tu sei contento, ma magari passava un passerotto dietro, soprattutto che facciamo all'aperto, magari succede qualcosa, c'è un rumore... Non si sa mai, bisogna rifarle le cose, cazzo, noi lavoriamo con della gente che di solito, è andata abbastanza bene, la rifacciamo, no, ma non sarei mica più capace di farla così. No, beh, il discorso che ti facevo prima, no, che comunque lei viene dal mondo, lei come Sonia vengono dal mondo del cosplayer, quindi nel senso hanno un occhio di riguardo per queste cose che sono extra ring. Cioè, per me, se mi dici di fare una foto, già me mi giro un coglione, perché dici che due coglioni ha foto. Infatti c'ho del materiale che fa pietà. Ma non è per l'anima, è perché per me è una cosa secondaria. Invece comunque loro danno molta importanza a quell'aspetto lì. E per quello che io ti dico, che magari una persona che viene da quel mondo lì ha un'arma in più quando poi dopo impara, magari ci mette un po' di più. Non Lara, perché comunque lei è stata velocissima, perché l'ho portata al debutto in 6 mesi, quindi cioè. Però ti dico, altre persone che diciamo guardano quel discorso, c'è una presenza. Ma buonasera! Si è data una truccata. Si è data una truccata e è venuta... Donna, fammi fare gli spaghetti. La Madonna, quest'ora. No, fa bene. Io non ho cenato, perché lui parla di spaghetti così, è magrissimo, cioè magro, è grosso da Dio, e deve andare a fanculo. Cioè, io mangio 2 spaghetti, divento 8 kg in più. Porca puttana.
parliamo. Beh, tu non hai dei figli da sopportare, cioè la moglie da sopportare, cioè lo stress fa dimagrire. No, però ho un bassotto che fidati che si fa dannare uguale. Stupendo. Poi dopo, sono bellissimo. Vuoi mettere un figlio con la Wild in preciclo? Vuoi mettere? È maschio o femmina? Perché secondo il sesso anche i cani possono essere più stressanti. Io non faccio. No, è maschio. Io non faccio. Non dico niente perché non so chi può esserci dall'altra parte della parete. Quindi tanto. però. Va bene. Paura, nessuno fa. Figa. Figa in senso lato. E quindi sì, tra l'altro vabbè, prima in chat stavano dicendo una cosa, vorrei il tuo parere a riguardo. Il gringo diceva, ah, non viene Lara, vengo io, no? Faceva il fenomeno. Sonia gli ha proposto di mettersi il suo tutù. Come lo vedi tu il gringo col tutù? Ah, bellissimo. Io, guarda, ti giuro, mi sono io veramente parlando di artisti, lui è veramente un fenomeno. E poi dopo me l'approccio che ha col suo personaggio mi piace da matti. Io il gringo lo vedo dentro ovunque, cioè per me il gringo può essere preso, messo dentro in qualsiasi spettacolo, che lui ci salta sempre fuori. E ci ho lavorato una volta ed è uno di quelli che voglio sicuramente lavorarci ancora. Io appena ho l'occasione. Allora, quando l'ho visto la prima volta, devi sapere, l'ho visto allo show dell'Associazione Wrestling San Marino. E cazzo, ho visto la foto, ho visto il match, ho pensato, cazzo, questo che devo chiamare. Cioè, quello che proprio sta sul cazzo a prescindere. E quindi è uno dei miei preferiti sicuramente, infatti. Ma lo fa in una maniera molto particolare, perché il suo modo di interpretare il cattivo è fantastico, perché ci sono tanti heel, no? Adesso ti spiego, no? Il prontuario dell'heel. State zitti! Ho fatto schifo! Queste cose qua che insomma, cioè, dici, stai nel pubblico, dici che due coglioni. Invece no, lui comunque interpreta bene il suo personaggio e secondo me sarebbe molto fico anche da face, proprio perché ha il modo giusto di fare le cose. E dipende da come si pone, però secondo me la sua peculiarità più grande... A parte grande, il personaggio è molto in gamba. Sì. La sua peculiarità più grande è che riesce a fare il cattivo passando da vittima in un certo, perché Stefano l'ha visto in quel contesto, io ho conosciuto il gringo in tutt'altro contesto, quindi in ICW, dove lui fa anche ecco, per esempio prima Sheridan dice io mi devo sopportare il gringo tutti i giorni, non sei l'unico, perché lui in realtà ti tradisce, sappi che ha lo zio che paga, ma lui ti tradisce con altri, e io l'ho conosciuto proprio mentre faceva coppia con altri. E ora ha questa bravura che riesce a passare anche per vittima, in qualche maniera, maltrattato dal suo stesso compagno, pur essendo il cattivo. È una cosa bellissima. Ma di questo sicuramente uscirà il contenuto prima o poi che ne parlerà. È una cosa geniale. Ma che cattiveria. Perché comunque per fare il cattivo, cioè tu comunque non ha... Lui ha anche il suo modo di lottare è da face, anche la sua immagine è da face. Sì. Lui è stato così in gamba da riuscire a crearsi questo personaggio, un heel che è unico, perché uno lì dice, grosso, brutto, magari sbraita, cioè... Lui no. Lui ci ha raccontato il suo debutto, no? E poi mi ha mandato il video del suo debutto. E abbiamo veramente riso tanto. Come è stato il tuo debutto invece? Allora, considera che sì? sì, c'è il mio video. Allora, feci il mio debutto proprio sul ring in un match, in un triple threat, che è molto difficile. Tu pensa a te, cioè debutti in un triple threat, no? Magari per mascherare un po' l'impreparazione, però il triple threat è veramente un match difficile,
cioè, da portare avanti, perché, soprattutto se è il tuo debutto. Vabbè, insomma, il match fu un po' così, cioè, a rivederlo adesso mi fa veramente cagare, però insomma è stato lo sverginamento. Non faccio nomi perché vabbè, cioè, diciamo che non è che fossi molto in una condizione di essere aiutato, ecco. Però dai, cioè, è andata e sì, quando si porta a casa comunque un risultato, non ti fai male, non ti danno del mentecatto come prima, va più che bene. Però non ho avuto emozioni particolari, perché lì fu veramente un qualcosa di ero molto agitato. Lì ci fu Mephisto che mi diede una grossa mano, perché vabbè, insomma, noi quasi coetanei, cioè ero lì e c'era la gente che vedeva sto ragazzone qua, no? E si vedeva che ero un po' agitato, perché vabbè, insomma, un conto è una Royal Rumble, un conto è comunque poi dopo il debutto su un ring. E lui venne lì da parte a me, mi mise una mano attorno alla spalla e mi disse: benvenuto in famiglia. E io da lì mi innamorai della TCW, perché poi dopo c'è, ti ho detto, è tutta una questione di sentimenti e lì è veramente, fidati che tutti ne parlano male, però quando vengono tutti se ne innamorano. Stai dicendo della TCW? E quindi niente, poi dopo sicuramente della TCW, sì. E poi va bene, nel senso, poi dopo da lì in avanti, diciamo, sverginato, poi dopo ho fatto una prestazione sempre meglio, e basta. Adesso credo di essere... Certo, sì. Come dicevi, era un personaggio ricostruito. Era un... sì, no, beh, diciamo che adesso il Jacob finale è questo qua che viene proposto in TCW in viva. Prima era un personaggio pensato un po' più per nascondere magari anche un po' l'impaccio di interagire con il pubblico. Quindi entravo, sbraitavo, facevo tutte le mie cose da matto, però era un modo per sopperire, diciamo, quel carisma che si sarebbe andato a creare poi dopo negli anni a venire. Ma infatti Camilla era anche, diciamo, un pretesto per riuscire a creare qualcosa di diverso che catalizzasse un po' l'interesse del pubblico. Poi adesso dopo, di Camilla. Parlare di Camilla. Allora, io direi entrambe, a partire da quella che ha ammaliato, diciamo, dal principio. Allora, il discorso è come vi dicevo all'inizio. Io, partendo da un feedback di fan, io avevo la mia storia da raccontare, ok? Quindi c'è il discorso della bambola che poi sarebbe diventata una persona umana, era già nella mia testa, l'ho poi sviluppata negli anni. Cioè, il discorso è che non c'è niente di improvvisato. Io tutto il mio personaggio me lo sono studiato e ho cercato di interpretarlo nella maniera migliore. Ovvio che poi dopo, diciamo, per una questione di storyline e tutto, ho sempre dovuto mettere, diciamo, davanti le esigenze dello spettacolo. Quindi magari delle volte mi si chiedeva di fare l'heel e io facevo l'heel in una certa maniera. Però a me fondamentalmente mi piace, diciamo, essere catalogato come tweener, nel senso,
io vado lì, faccio il mio show, c'è la gente che ride, è difficile che la gente mi odi, perché comunque come mi propongo io, le battutine, fa ridere, quindi c'è, è molto sforzato come il, però quando serve faccio anche quello. In che anno hai debuttato? Ripetiamo, 2016. 2015. Fine 2015. Sì, ormai sono 6 anni di onorata carriera. E quindi niente, il discorso di Camilla, ti ho detto, era già stato pensato in una certa maniera, e poi dopo con l'avvento delle sorelle Grecchi, diciamo, ha preso vita e si è sviluppato nella maniera che avevo pensato fin dall'inizio. Quindi quando hai conosciuto Sonia, voi vi chiedete, pensato, come mai tu sei Camilla? Cioè, tu hai pensato diretto, tu sei Camilla? No, però diciamo che conoscendola un pochino, quando c'è stato il momento di diciamo dover... lei poi dopo all'inizio non sembrava interessata, diciamo, alla disciplina, poi dopo pian pianino, vedendo anche la sorella, vedendo il gruppo e tutte le persone che giravano attorno, si è creato interesse, no? E quindi quando, diciamo, si è creato la necessità di trovare una persona per una lottatrice femminile, mi è venuto proprio in mente di proporre questo personaggio, che aveva già il suo background, quindi nel senso sarebbe stata percepita con un minimo di entusiasmo. Comunque io, Camilla, è tanto tempo che me la tiro dietro, anche con la stable dei pagliacci, con i miei amici di Do e Pongo, ce la siamo tirati in mezzo, è stata protagonista di una bellissima storyline dove c'era un salutone anche a Mr. Fama in tutto questo, che purtroppo ci deve lasciare. Ciao Mr. Fama, caro. Un limone con Didò che si innamorava di Camilla Bambola e che la corteggiava, poi dopo è stata rapita dai pagliacci, insomma è stata protagonista di una bella storia. Però ti ho detto, nella mia testa c'era questa bambola che sarebbe diventata una persona in carne ed ossa, come la favola di Pinocchio. Chi è che non ama la favola di Pinocchio? Certo, certo. E quindi adesso, certo, è arrivato il momento che Camilla diventi una persona vera. Adesso vediamo un po' come si comporterà Sonji, perché anche lei è un'altra che si sta dedicando tantissimo, sta facendo dei miracoli, sta bruciando veramente le tappe, e quindi io devo buttare dell'acqua, perché si sta creando un po' troppo hype nei confronti di Sonia, quindi lei sicuramente ha un potenziale enorme, però la dovete lasciare lavorare tranquilla, che deve crescere passo per passo, poco alla volta, e vedrete che farà. Ma queste sono le parole di un padre apprensivo o un padre geloso? No, geloso no, io non vedo l'ora di vedere Sonia e Lara fare un match. Cioè, spero che arrivi presto questo momento. C'è da aspettare la preparazione di Sonia e il recupero completo di Lara. Allora, visto che, vabbè, siamo solo noi e Sonia non c'è, ma si può... Ciao Alex! Ciao carissimo! Si può in realtà pensare un attimino, no? Al futuro, ci si può un attimino proiettare. Adesso, se fosse lei non diremmo niente, ma dici che si fa, questa ragazza, si diventa un personaggio credibile, come pensiamo... Ormai allora, il personaggio c'è già, perché oggettivamente mi ha stupito tantissimo il modo in cui comunque lei ha dato vita al personaggio, e, perché poi alla fine sì, le ho dato 2 o 3 indizi, però poi alla fine ha fatto tutto lei, però nel senso
Ero sicuro, perché comunque anche Lara ha fatto veramente un gran lavoro a livello di interpretazione. Ti ho detto, loro hanno una marcia in più, venendo dal cosplay, sanno comunque interpretare dei personaggi. Ed è molto importante nel wrestling riuscire a interpretare in maniera credibile un personaggio. Loro due ce la fanno. Lara, diciamo che a livello atletico è un po' più preparata, ma anche Sonia è una grande atleta. Però vedo che comunque ci sta mettendo lo stesso impegno della sorella, quindi sicuramente i risultati verranno. Mi sembra molto appassionante. Io ti ho detto, a me più che loro... Sì, sì, assolutamente. Cioè... Però ti dico, l'errore che non deve fare è quello di voler bruciare le tappe. Perché cioè, vedo che comunque c'è attorno al personaggio c'è tanta curiosità di vederla in azione, però comunque lei deve ancora crescere, deve ancora sistemare alcune cose, e poi dopo, quando sarà il momento, vedrete che farà fuoco e fulmini come sua sorella. Spendono tanti soldi, tanti discorsi per le sorelle greche, però ragazzi, il mio tambo, io voglio prendere la testa del tambo, aprirla, io voglio prendergli di lui, il cervello del tambo, voglio parlarti sostituirlo di lui, con... anche lui non c'è qui, no? Quindi non può sentire quello che diciamo di lui. Lui è bravo, lui ha un sacco di potenziale. Quali io sono glielo cose ho già detto che vuoi cambiare del tambo? Ma io il tambo gliel'ho già detto. Il tambo a livello di wrestling mi ha già raggiunto, se non superato. Adesso lui è tutto nelle sue mani. È lui che deve fare lo step successivo. Cioè si deve mettere lui l'impegno a cercare di diventare qualcosa di unico, cioè ricerca di un certo tipo di moveset, investire nella creazione di un personaggio che già a me Merak piace, perché comunque anche se magari va diciamo a prendere esempi importanti, come avete già fatto notare voi, però ha delle potenzialità, soprattutto a livello atletico. È giovane, ha una passione della Madonna. Secondo me deve avere quella voglia, quella grinta di voler arrivare, che è un po' quello che gli manca. Cioè lui dice, no, io voglio guadagnarmi un main event. Devo fare l'impossibile per guadagnarmi un main event. Questo gli manca. Poi dopo, una volta che ha un po' di fame, allora poi dopo non lo ferma più nessuno. Allora devo fare la domanda a Draco per forza. Ti piace questo atteggiamento del maestro Jacob nei confronti dei suoi allievi? Sì, ci sta. No, ma è giusto, tra l'altro. È il classico atteggiamento del bastone e la carota, o poliziotto buono, poliziotto cattivo. Ecco, parlavamo di poliziotti, di pompieri prima. In questo caso lui non ha bisogno del collega, è sia poliziotto buono che poliziotto cattivo. Quindi sì, ci sta. No, più che altro, tra l'altro, allora, io da quando ho capito in qualche modo che comunque nella storia si parte da... Jacob e Camilla, e poi in qualche modo subentra Merak, avevo la curiosità un attimo di capire come si è arrivati a questo discorso di allargare ulteriormente, diciamo, la cerchia, e soprattutto, cioè, Jacob, e quindi in questo caso tu, come ti sei trovato a doverti aprire ulteriormente e in qualche modo fare la parte di quello che si preoccupa per la figlia, ex bambola, e anche il padre preoccupato per il giovane figlio con problemi, ma tanto potenziale, come dici tu. No, allora, il discorso è nato proprio da anche una questione quasi ovvia, no? Nel senso, noi di Piacenza siamo un gruppo, e loro hanno detto, ragazzi, facciamo così, uniamoci tutti insieme e comunque facciamoci vedere, facciamoci conoscere come un gruppo. Quindi, nel senso, noi non,
molti magari in una città hanno una federazione, no? Noi siamo ancora troppo in pochi e poi comunque non è nel mio interesse fare una federazione perché ce ne sono già a bizzeffe, però creiamo un gruppo. Allora abbiamo fatto questo gruppo così per dare senso un pochino al... speriamo. No, beh, ti ho detto, ne parlavo venerdì scorso, ma Jacob contro Merak sarà... deve essere qualcosa di importante, perché sono quei match che bisogna costruirli bene, perché fatto così non piacerebbe, certo, né a me né a lui. No, cioè, e quindi niente, cioè, il wrestling a Piacenza è Psycho Rhapsody e Lara Wilde. Voi direte perché Lara Wilde non è entrata a far parte della Psycho Rhapsody? Perché ritengo che Lara non abbia bisogno della Psycho Rhapsody per farsi conoscere. Cioè, credo che lei sia abbastanza forte da reggere le cose senza l'aiuto di Jacob. Soprattutto quando invece, vengono scritti dei promo in cui alla fine dice sempre io sono Lara Wilde, quindi finché le vengono scritti questi promo della Madonna, diciamolo. C'è un lavoro della Madonna, gente che gli prepara la pasta gente pronta, che gli fa fare 20 video. Gente, che cose incredibili proprio. No, lei è davvero personaggio da sola, ma davvero, nel senso che sia il tipo di gimmick ma anche il tipo di approccio che può avere, cazzo, è super lupo solitario e va sfruttata una roba del genere, molto, esattamente come va sfruttato il fatto che per proteggere la crescita di Merak e Amilla ci sia invece una struttura intorno, cioè è proprio l'effetto opposto, no? Se Lara avesse avuto un personaggio diverso è un conto, ma con questo personaggio va tenuta separata ed è fantastico vedere già due facce. E la cosa mi fa piacere, perché molte volte, sai, magari le persone, cioè, dicono no, io comunque nelle mie scelte, cioè, almeno cerco di trovare le caratteristiche che si dicono meglio, sia a livello di personaggio sia a livello di situazioni dove andare a mettere le persone che si sono rivolte a me per entrare nel mondo del wrestling. Quindi io, se posso fare l'impossibile, cerco di farlo. A me io non ho avuto questo aiuto, però sicuramente ho detto un domani, quando tu sei pelato, il buon Tambo oltre verrà bucato in Germania, o magari Lara diventerà campionessa italiana, cioè per me sarà una soddisfazione enorme, più che se lo diventassi io. Ma tu, come campionessa italiana, sei incredibile. Sì, guarda, ti giuro, adesso volevo preparare un personaggio da drag queen che secondo me ci sta. No, voto sì. Sai che secondo me adesso c'è, diciamo, il wrestling femminile in Italia sta veramente vivendo un momento strepitoso. Ma ce l'auguriamo. Perché ci sono... Ci sta un po', prima è sempre stato un po' un tabù, però adesso vedo che si sta muovendo qualcosa e io sono convinto che tra un paio d'anni sarà un movimento, perché poi dopo, ovviamente, vedendo un certo tipo di qualità, chi guarda da fuori prende... No, ma io a questo punto rilancerei, ma drag queen contro Lara, ma deve jobbare Jacob, è così che funziona, cioè, caso per noi siamo, no, certo, Lara deve difendere all'onore del wrestling femminile e la solita cosa di chi si fa il mazzo tutti i giorni, invece di fare strip, cioè
quello. Draco non capisci, in questo caso non capisci, lascia stare. Non si può fare altrimenti. Come diceva la canzone di Lamù, tanto già lo so che poi vinci sempre tu. Quindi non c'è un cazzo da fare. No. Lasciamole vincere che meglio così. No, vabbè, però certo, non posso parlare qua dietro. Tornando, questo, io ci tengo perché secondo me potrebbe essere quella spinta in più del wrestling italiano, il wrestling femminile, perché comunque cioè, non è che parliamo di sgallettate che vengono lì a graffiarsi sul ring, ma comunque ci sono delle ragazze che sono molto preparate e cioè, secondo me questa situazione non continuerà ad alimentarsi, perché proprio chi rimane fuori e vede delle ragazze che fanno una bella esibizione, lì si prendono coraggio, si vengono ad allenare e il movimento ne trae beneficio. No, assolutamente. Poi personalmente io sono un estimatore del wrestling femminile, poi vabbè ogni tanto lancio le bombe sul wrestling intergender, ma perché se fatto bene mi piace anche quello, che poi il punto è sempre là, delle cose fatte bene, e su quel punto c'è anche la componente di osare. Però innanzitutto il wrestling femminile a me piace, e da quando ho iniziato a seguire il wrestling italiano, ormai si accumulano comunque gli anni, ho notato che c'è tanta competizione e tanta qualità, sia maschile in singola che comunque di coppia, ma di femminile poca, purtroppo. Ho visto comunque anche, che ne so, atlete estere, femminili venire in Italia, e ne sono stato anche contento, cioè, ho visto Holyhead in Italia, contentissimo per carità, però dicevo, caspita, una maggiore occasione di vedere magari personalità del genere che interagiscono con ragazze italiane o ragazze italiane che acquisiscono spazio, è una cosa che purtroppo in giro non vedo granché. Adesso forse qualcosa, il problema è sempre che adesso siamo in una situazione di merda generale e magari tante cose si sono stoppate, però si sta muovendo qualcosa, diciamo. Ci sono state un paio di situazioni. Si sta muovendo, l'importante è che si muova qualcosa. Poi ti dico, più le ragazze interagiscono tra di loro, perché ti faccio un esempio molto pratico, cioè Lara ha imparato tantissimo da Mary Cooper, cioè, anche perché ci sono dei dettagli che io non conosco del wrestling femminile, che sicuramente Mary può passare a Lara e a Sonia, ma come dico Mary, come possono essere altre. Io difficile che parli di gente che non conosco, però c'è gente che ha fatto la storia in Italia, come qui in Maya, cioè io tanto di cappello, lei è la pioniera del wrestling. Però ho detto, adesso le cose si stanno mettendo molto bene, per, secondo me, sì, sì, per il il lato femminile del wrestling italiano. Speriamo in qualche modo di uscire. Poi dopo, se volete, possiamo fare una lega di lottatori pelati, solo pelati. Così facciamo main event sempre io contro Pan. E sarà un super match. Chi perde deve portare un parrucchino. Sarà bellissimo. Ma come si fa? Special referee Cesare Ragazzi. Madonna. Magari Draco non portiamo, se lo ricorda, però te Stefano, Cesare Ragazzi, ti si drizzano tutti i peli che ti rimangono in testa, di' la verità. Vabbè, adesso che se n'è andato a letto, dato che diciamo spazio ai giovani, possiamo far rasare Mr. Fava. Ora che non ci può sentire, magari gli staranno fischiando le orecchie nel sonno, però possiamo far rasare Mr. Fava. Che ne so, ritroviamo la scusa che ha arbitrato male. Io in realtà avevo vinto in quel match. Lo facciamo rasare e poi vai ad arbitrare. Caro Draco, questa. Ora è il momento di fare due cose. La prima, mamma che ansia, la prima è svelare quali sarebbero i punteggi di Raw se avessimo già iniziato a fare il gioco. E la seconda, sì, è svelare la birra. Te lo, sì, dico. Io poi devo fare una terza cosa, però te lo dico.
mi sono arrivate anche dei messaggi privati di persone che mi chiedono: ma l'ho indovinata o no la birra? Aspetta, 2 minuti. Sveglio ancora. Perché c'è qualcuno che è impaziente, impazientissimo, ma noi prima mi ero preparato tutto, poi ho chiuso, ma arrivo. Agevolato da una grafica che è bellissima, meravigliosa, vi dico subito che tutte le settimane alla taverna, a un certo punto, non so quando, vi mostreremo questa cosa, che è i risultati di Raw, sostanzialmente, con i punteggi, di quello che è successo in tutta la puntata e non solo. Perché, come potete vedere qua, nel primo match Lucha House Party e Matt Riddle hanno battuto l'Art Business e quindi il punteggio è di 8 punti per Lucha House Party e per Matt Riddle e di 2 punti per MVP Shelton Benjamin e Cedric Alexander, i quali, avendo subito un pin, quindi sostanzialmente una vittoria pulita, hanno solo 2 punti, mentre invece chi ha effettuato il pin ne ha 8, quindi i vincitori ne hanno 8. Il secondo match è stato un no contest per una delle cose più cringe dell'universo, Dio santo, porca di quella troia, e a lottare c'erano Asuka e Charlotte Flair, dall'altra parte c'erano Lacey Evans e Peyton Royce. Devo dirla tutta, qui ci sono 5 vittime in stage, le 4 ragazze che lottavano e Ric Flair nello stage, più una famiglia vittima a casa, che è la famiglia di Lacey Evans. Che in merda, questo, no. In tutto questo sembra di essere nell'attitudine a certe volte. Nessuno vince, nessuno perde, 5 punti a tutti. È la cosa più democrazia cristiana che abbiamo, questa, quando c'è il no contest fatto così. Poi, se fosse il dottor Borsani darebbe 10 punti a tutti, ma noi abbiamo dei limiti. Kofi Kingston si prende 8 punti, mentre invece The Miz se ne prende 2 nel match che hanno fatto uno contro l'altro per decretare se sarebbe stato Kofi Kingston all'interno del match oppure se ci sarebbe stato invece John Morrison. Poi nell'altro match, quello femminile, Shayna Baszler ha devastato, via submission ha battuto Lana e quindi sostanzialmente ha vinto Lana Wild, tra l'altro. No, questa è una battuta del cazzo. Vabbè, Shayna Baszler 8 punti, Lana sempre no, wow. 2. Nel Gauntlet match invece Sheamus ha preso 8 punti perché ha vinto, Drew McIntyre ne ha presi 2 ma ha eliminato 2 persone, quindi ha 2 bonus. AJ Styles ha preso 2 punti perché ha perso ma ha eliminato una persona, quindi ha preso un altro punto. Kofi, Jeff Hardy, Randy Orton non hanno eliminato nessuno, quindi soltanto 2 punti. Ma la chat degli abbonati, quella del lato vero del ring, ha deciso che il match of the night è stato proprio il Gauntlet match, quindi quel match ha portato un punto in più a tutti. Totale, Sheamus ha preso 2 punti, Drew McIntyre 5, AJ Styles 4 e gli altri hanno presi 3. Il match of the night deciso dalla nostra chat del lato viola del ring è quello. La chat ha deciso anche che il performer of the night era il buon Drew McIntyre. Salutiamo Pan che sta andando. Ciao Pan! Ormai abbiamo quasi finito anche noi ragazzi, non vi preoccupate, non vi terremo ancora molto, 5 minuti e abbiamo finito. Quindi questo Monday Night Raw ha prodotto questi punteggi, punteggi che, sommandosi pian piano nelle varie puntate e nei vari pay-per-view, porteranno dei punti importanti a tutti questi protagonisti. Se voi avrete preso questi protagonisti all'interno del vostro roster, nel nostro gioco di Fanta Wrestling, che lo ricordiamo, si chiama Purple GM, beh, a quel punto, ragazzi, avrete accesso a dei crediti e ha degli altri premi speciali che possono essere divisi in cose che succedono all'interno del canale principale, cioè questo, o degli altri canali che sono invece i nostri singoli, quindi Wrestling Unico Amore e W Italian Podcast, sostanzialmente poi altre cose che vanno a incidere di più anche sull'economia, perché vi regaliamo fisicamente danaro sonante. Perché? Perché vi diamo la possibilità di vedere gratuitamente il wrestling, tutto pagato regolarmente, quindi avrete una password per un WWE Network, per quello che avremo in palio in quel mese. Perché noi che siamo affezionati a quello spot bellissimo, non ruberesti mai un computer, non ruberesti mai un'auto, la pirateria no.
La pirateria, no. Quindi, no, ragazzi, avete visto? C'è venire il terrore. Assolutamente. Quindi, come avete visto, i punteggi sono rapidi, rapidissimi. Li abbiamo subito. Che basta vedere la card com'è andata. Non diamo per ora punti a promo, cose del genere. Lo capiremo poi più avanti. Sta di fatto che per adesso, ragazzi miei, questo gioco ci siamo fatti un culo grosso come una cazzo di capanna. Giocatelo, porca di quella troia, perché altrimenti abbiamo buttato via del tempo. Già abbiamo un sacco di persone che ci vogliono mandare il loro roster, fortunatamente. Gente che dice voglio provare a giocare, siamo solo felici. Ragazzi, aiutateci a rendere ancora più bello questo gioco giocando tutti insieme. Ma ora, prima di chiudere, dobbiamo svelarvi qual era la birra. Attenzione. La birra. Allora, Draco, andiamo a prendere i banners. Vai, vai. Allora, l'originale è tra i 4 e i 7 gradi. Quelle aromatizzate, meno. Perché questa ditta che fa questa birra, in realtà, fa un sacco di tipi di birre. Io ho preso una di quelle standard, ma ce n'era veramente un'infinità anche sullo scaffale, per cui. La Merkel ci si fa la doccia. Cosa significa questo? Che è tedesca, chiaramente tedesca, cioè altrimenti la Merkel non ci si potrebbe fare la doccia. Cosa scorre nella rubinetteria? Hai capito? Cosa scorre nella rubinetteria della cancelliera? La birra, chiaramente. Che poi, Stefano, ma vogliamo capire perché questa immagine della Merkel che si fa la doccia? Cioè, con tutto il rispetto. Allora, un giorno io... Potevi usare Köhler, magari era meglio. Mamma mia! Allora, devi sapere che un giorno, non so per quale cazzo di motivo, se sei presente la canzoncina del Che Banca, ok? I miei risparmi li porto in Che Banca. Io un giorno, davanti a delle persone... ho canticchiato quella canzone dicendo che i miei risparmi ci trombo la Merkel. E tutti hanno cominciato a dirmi che sono un pazzo demente, ignorante, perché non si può pensare di trombare la Merkel. Cazzo, vedilo che fa le finte, vedilo che fa le finte. Non, veramente, Mister Fava. Allora, quindi sappi che la Merkel ogni tanto capiterà nei miei ragionamenti, perché io comunque ho il sogno erotico di trombarmi la Merkel in qualche modo. Non so per quale motivo dovrei avere il sogno erotico di trombare una donna comodino che sembra un uomo, però il body shaming mi dissocio ormai. Ognuno ha i suoi. Secondo me, Stefano, guardati le spalle, perché dopo questa proprio stai rischiando grossissimo stasera. Cioè, ma vabbè. Medagliata da un imperatore, è vero. Un imperatore tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento ha medagliato questa birra dicendo cazzo talmente buona che merita una medaglia. È una Lager Pilsner. Pilsner, scusatemi, tanto ho sbagliato come è scritto lì, tu lei non so cosa vuol dire, in realtà non lo so nemmeno cosa vuol dire, quindi che cazzo me ne frega di cosa vuol dire, è che non sapevo. Ma tu lei non c'è, non lo possiamo insultare direttamente, quindi qualcosa doveva pure esserci stasera. Ciao, esatto. Saluto anche il Tulo, esatto, no, lui ti vuole bene, tra l'altro questa era praticamente la Schienas. Perché? Perché come si dice schiena in inglese se non 3, 2, 1, Bex. La schiena, Bex, Schienas, perché Bex, vedete, la battuta sottile è sottilissima. Abbiamo preso la stessa! Io vado sì. A me non è dispiaciuto, onestamente, ho bevuto molto di peggio, dai. Su Schienas si è dissociato Jacob. No, era una bellissima battuta di spirito. Vedi quando si fanno fare le battute vecchie, cioè, poi si creano queste situazioni. La birra lager non poteva che essere tedesca, è vero. Amen. No, in realtà forse russa doveva essere. No, vabbè, lasciamo perdere. Allora, quindi ragazzi, cioè, più di così non sappiamo che cazzo dirvi, se non grazie mille per aver partecipato a questa live. No, un attimo. Infinita. Io devo fare un cheat. No, perché noi abbiamo delle persone speciali che comunque investono, che comunque ci danno un sostegno, e Camilla, nonostante voi gente bruttissima in chat non l'avete supportata, ha dato comunque un suo contributo per vedermi bere alla goccia.
brava ragazza. Il punto è che non ha raggiunto la quota di bits che avevo detto, però un cincino alla goccia glielo dedico comunque. Quindi adesso si va a stappare, anche perché poi devo andare a cenare, quindi me la finisco dopo, in qualche maniera. Sì, si è sta bocciando la ah no, ok, ce l'ho fatta. Non lo farò intero, Sonia, perché appunto non si è raggiunta la quota, però farò un mix. Adesso divento bigiogero e faccio un mix, visto che è rimasto un po' di ex. Adesso ci aggiungiamo un po' di 12%. Oh, yeah, ma no, ma dai, ma queste cose non si fanno. Ho fatto di peggio, fidati. La peggio cosa. Io, guarda, non puoi fare peggio di quel mio amico che una volta ha mangiato il tonno con i biscotti da colazione. Ah, ok, no, non lo farò mai. Ah, almeno 1200 bits, forse. Allora, Sonja c'è il cash, ma Lara, cioè, condividete, se siete una famiglia, condividete, che poi siamo tutti contenti. No, Mister Fava, porco di... No. Quant'era? Che culo. Sono salvo. No, invece siamo rimasti sempre uguali, mi dispiace, ragazzi. Draco, devi aggiungerne un po', Sì, dai, almeno rabocca. Due dita almeno. Buona, perché mi serve qualcosa per dopo mentre mangio. Ok, tirerò un rutto sul finale sicuramente. Bellissimo. Chiuderemo col rutto. Camilla, Mr. Fala, alla vostra. Dai, chiudiamo col rutto. Ma ci sta da Dio. Che set che mi ha fatto venire. No, ok, non viene. Serve che Stefano mandi la chiusura. Ah, mamma mia. Mister Fano, che sei? Adesso finisce Draco. Anche quella. Draco, mi dispiace, ma... Mister Fava, risparmiate in così, questo periodo. Per bere con la tua cena devi leccare la rugiada del mattino. Giustamente. Ma tu non dovevi andare al Mister Fava, tu non dovevi andare a letto. Sto piangendo, ragazzi. Non riuscivo a dormire perché non sapeva della birra. Sì. No, lui, l'ho stato malissimo, maledetto me. Non importa, bevi anche la schiuma. No, importa è come, cazzo, la schiuma non me la berrò mai. La detesto quando me la fanno nei pub, mi viene voglia di rimandarli indietro e dico no, non te la pago. No, la schiuma non la voglio. No, è terribile quando fanno quelle due dita di schiuma su un bicchiere gigante. Che cacchio. Vabbè, a Piacenza fanno le birre olimpiadi. Draco, ti puoi preparare per venire qui? No, per favore, che già con la taverna anche... sto sviluppando una pancia da schifo. Fatemi rimettere un attimo in posizione. Eccolo, è uscito. Dovrebbe essere per la chiusura, ma vabbè. Mister Fara, questa te la dedico, ma ricambierai un giorno. Cin a tutti. Salute. Le cose belle. Beh dai, vedi che la sete. Ah mamma, beh, stiamo parlando tipo da 2 ore e 53. C'era un po'... È bellissimo. Sono beh dai, che credo, mi anche qualche argomento l'abbiamo snocciolato. Giusto. Allora, tu sei gentilissima, Sonia. Noi cominciamo a salutare Draco prima che svenga. Grazie Draco per aver partecipato. Grazie Stefano, grazie Jacob e grazie a tutta la chat. Grazie. Siete a voi. Grandi. E quindi grazie davvero a Jacob che ha partecipato con così tanta voglia, con così tanto passione e per averci anche raccontato tutte le avventure che sta vivendo. Ci siamo fermati poco sul discorso Viva, ci ritorneremo perché sarai reinvitato. Sì, mi spiace perché sì, no, ma quando volete, cioè, anche lì il discorso della Viva è tutta una cosa bella che sta succedendo e sono stato contentissimo di tornare in Viva, che poi dopo diciamo è la federazione che mi ha visto muovere i primi passi. Stasera non ci siamo andati sul discorso, però è sicuramente un progetto validissimo
che condivido al 100%. Ci sono veramente un sacco di ragazzi in gamba che ne fanno parte, e ti dirò una cosa in più: è la federazione che ha i margini di miglioramento più alti di quelli che ci sono adesso in Italia. Avremo modo davvero di parlarne, magari un giorno facciamo una strana coppia, assolutamente, una coppia Jacob e Malacarne. Bah, sei il mio amico Malacarne. Si parla, allora, si parla solamente di reddito di cittadinanza non dato. Io ti giuro, con Tevini ho trovato la mia nemesi, cioè una roba, una chimica che si è creata da subito proprio, cioè proprio anche a livello di scambi, di battute, cioè, e spero veramente di fare ancora tante cose con lui, perché è stimolante. E poi ragazzi, posso fare il luchador con lui, posso svolazzare a destra e a sinistra, no? Perché solitamente io faccio il big man nei match, invece con lui c'è un bel grosso, cioè, riesco a fare anche qualche numero che mi risulterebbe difficile fare con altre persone. No, ma così poi dopo mi viene il mal di schiena il giorno. No, via, Stefano è veramente un personaggio fantastico. E poi dopo tutti e due siamo stati formati dal wrestling anni 80, ho detto, sia con lui ma anche con PDP, secondo me riusciremo a mettere in scena una faida epica. Non vedo l'ora. Io so forse qualcosina in più degli altri, ma chi se ne frega, quello che so io. Niente, chiudiamo prima che io cominci a sciorinare storyline in giro per il mondo. Grazie davvero a tutti di cuore. No spoiler, please! No spoiler. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ragazzi. Grazie Stefano, grazie Davide, e un saluto al Tulo. Grande Tulo, che ci ha mancato molto. Ciao a tutti, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte. Ciao.